Riperonis. Allora, ho preso queste, che sono delle chips di lenticchie, molto proteiche, molto asganaweiche, insomma, buone, molto buone. Oh, se vuoi la buona. Esatto, Gabby. Sono buonissime. Con la musica. No, ma che patatine dei... Non ci sono dei salvati. Che cazzo me ne frega a me? E a me che cazzo me ne frega a me? Allora, la musica è sotto. Togliamo la musica sotto, lingua delle voci, italiano, italiano, papapam, nanana. Conferma, conferma, fratello, conferma. Appena visibile, va bene, dai. Bisogna renderlo un pelino più visibile, cioè più luminoso, perché altrimenti poi voi lo vedete male. Dai, frate, quante cose... Che cazzo è una liberatoria? Che è? Devo morire. So carichelli, ma... Adesso è matto, Alex. Storia principale. Nuova partita. Normale, raga, ma che estrema. E me volete vedere... Davvero bestemmia, Gesù. Cioè, buonasera, Alexi, ciao. Y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el paraíso. Acepta este cordero. ¿Ma qué están a fa, sta tizia? ¡No! Y acógenos en el paraíso, en tu Señor. ¡Oh, Señor! ¡Terribile! ¡Ciao, Nati! ¡Iniziamo subito! ...30 settembre 1998. Guarda che figo, regà, hanno fatto un lavoro. Questo l'abbiamo già visto all'inizio. Leon, gran segno, comunque sì. Quella notte Raccoon City fu rasa al suolo a causa delle armi biologiche dell'Umbrella. Io sono sopravvissuto, ma per molti altri non è stato così. Questa è la storia, la intro, regà, guardatelo. Mi è stato chiesto di unirmi a un programma governativo top secret. Non che avessi scelta. L'addestramento. È grande la webcam? Quelle missioni mi hanno quasi ucciso. Ma almeno mi hanno aiutato a non pensare. Se potessi scordare quella notte, quel dolore, anche solo per un secondo, stavolta può essere questo diverso. Era quello che abbiamo giocato noi, no? Era il 2, eh? Deve esserlo. E dai, Leon! Faccelo vedere, faccelo toccare. E dimmi, Yankee, come ci sei finito in questo postaccio? Un villaggio che si trova in culo al mondo. Diciamo che cerco qualcuno. Sarà qualcuno di molto importante, vero? Il capo ci ha dato ordini precisi. Aiutatelo, ha detto. Beh, di sicuro non sarete qui per arrostire marshmallow. O forse sì. Strano senso dell'umorismo. È la sua conoscenza. La ti sua confesso conoscente. Un piccolo segreto. Resti fra noi. Un sacco di gente è scomparsa qui intorno. Mm. Ed è un po' che questa cosa va avanti. E quindi noi si stiamo a nortrana una foresta? Quindi. Che scomparì. Ormai dovreste essere abituati, no? Mm. La settimana scorsa sono spariti degli escursionisti. Non posso mettere adesso, dottor Yeri. Sono sicuro che mi aiuterete. Mi fa mettere. Mi
Mi sa che ci siamo. Mangiando le chipster alle lenticchie. La natura chiama. Torno subito. Invece non torni proprio. Senti che te sto a dire, che intorni proprio. Che frio. E ha sbevuto il bar intero? C'è il pisellaro. Sigaretta? Le ossa a merda. Letteralmente. Lui non mi convince, eh? No, quelli normali. Già fa una pinaccia al capitano qua. Il capitano Ano. Ehi! Hai anche lì? Col cazzo che scendevo. Ma quando sta Nanna? Scusa, eh. Ma dove va? Ma dove va sto coglione? Dove va? Sempre ste idee geniali. Ce ne sta mettendo di tempo. È caduto dentro. Forse sarebbe meglio se andassi a dare un'occhiata. Ah, lui ci deve andare? Io guardo la macchina. Non voglio una multa per divieto di sosta. Grazie per l'aiuto. Ma che te la fa la multa? Andaino, scusami. Che dovrebbe esserci in un posto del genere? Perdonami. Dovrebbero venire a fare Viva Roma questi. Oh ma. Oh no, devo giocare e non posso finire di mangiare. Ciao figlio. Vabbè, questo è. Vabbè, con una mano magno e con una mano gioco. Se non dove ce la faccio? Secondo me sì, all'inizio. Bello sto posto, non l'abbiamo mai visto. Ma c'è qualcuno che vuole giocare per me? Ma questo sono due cazzo andato a pisciare, scusa, eh. Quanto si sarà allontanato? Guarda come sta a giocare! Allora, io fa fame, una mano lo mangiamo, un po' fa tutte quelle cose. Ecco. Piano piano si fa tutto. Tanto è esplorativo, guarda là. Là. Ah, ma vattene a fanculo, eh. Ti piace questa esperienza di gioco? Dai, finito, mi manca una mancia da sola. Mo c'è le mani che puzzano delle lenticchie, però. E siamo qui. Oh, la live inizia adesso. Un'ora e 40 dopo. La delicatezza con cui apre la porta mi fa morire. Oh, apro tutto. Oh, bene. Ora sì che ci siamo. Mo tocca spaccaculi un po' qua, eh. Io capirai con sto pad. Ma l'altra demo che avevamo fatta con la pistola. C'è nessuno? C'è nessuno, pronto? Oh, a pezzi di merda, sono arrivato. Questa sono io a aprire la porta della camera mia. Oh! Bello questo, mettiamo qua.
Lo lasciamo là. Non so, potremmo culà. Questo rivenne al mercatino Porta Portese, eh. Sto 5 euro ci fai, eh. Qualche coglione che vende, che se compra tutto. Boh, quando torno al bagno. Ragazzi, scusate, torno subito. Vado un attimo al bagno, eh. Boh. Questo è il bagno. Questo è il bagno. Faccio pipì. Eccomi, ragazzi, sono tornata. Questa, ah, poi c'è dopo, c'è sta la cosa. Aia, Freya, mi rompi la tuta con ste unghie. Non mi... Ma perché si deve aggrappare con le unghie? Qua c'è sta quel vecchio de merda rincoglionito mezzo ubriaco. Ma qui non gli imbroga così, eh. Sì, sì, così. Salve, buonasera. C'è nessuno? Buonasera, signorino. Lo vuoi un po' di zuppa? Questo l'ho fatto con i coglioni dello toro. Dai, ruba. Chiedo scusa per l'intrusione. Questa parte già abbiamo vista una demo. Busco a un polizia. Busco a un polizia, ma lascia fa, ma non parlazzi, guarda, veramente. Busco a un polizia. Parlo meglio io in russo che non lo conosco. Oh, ma questo è amico mio. Che infatti non si capiva che cazzo fosse prima. A pezzo di merda. Hai preso te, amico mio? Abbastanza, ho fatto un po' di poliziotto, eh? Allora, comunque, cioè, che carcio gli ha dato? Cioè, Leon è pieno a carci proprio. Ciao, Lucrezia. Ma che vuole il nonno di Heidi? Ma magari fosse il nonno di Heidi. A me c'era il formaggio buono. Iaghi a vedersemi interrato, va. Si mette male. Si mette male, ma noi gli aprimo il culo uguale. Ma pure rima. Dove sta? Ah, questo è il cartellino dell'amico mio. Senti, ma amico mio non lo troviamo, ve? Cazzo, che schifo. Ti giuro, a me sta cosa mi fa venire vomità. Infatti non guarderò mai più cosa c'è dentro a sta pentola. Ti giuro, mi fa veramente sbrattà. Fortissimo. Boh, bentornati, ragazzi. Boh. No, questo non lo fa. Molto... Come dire, molto... Non mi viene la parola. Molto facile questo, molto intuitivo questo gameplay. Molto bello, pulito, scorrevole, mi piace. Anche la grafica è veramente una bomba. Ecco, la pantecana del Tevere. Graficamente è bellissima, amica, come il PC della... Ciao Viviana. Ciao bella. La grafica è pazzesca, raga, eh. Scherziamo, la grafica è veramente top. Ah, ehi. Ecco. Ah, e qua il poliziotto che troviamo è proprio lui. È la Madonna, frate. T'ha detto male male. Ho capito, ma attenta, fai cazzi tua. Dovevi andare a pisciare a te il giretto del quartiere, dai. Qual è la situazione? Direi non buona. Direi non buona. Fatemi capire, adesso dobbiamo rifare di nuovo la parte con l'omino motosega? Ma io mi sento Mario. Ma io mi sento Mario. Fuggi alla casa del cacciatore. Capirai. Mira, cominciamo subito a capizia da sto stronzo. Con la testa. Cosa è stato? Chissà cosa è stato, Maria. Chissà, proprio veramente. Bravo, prima proiettile. Oh, non mi devi no, no, no! Donna, che schifo. Ancora vivo sei? Ma che te pia ancora tu secco. Fatta come si ricarica sto volo? Si mette sempre peggio. Ricarica sta cazzo di pistola, Mari. Come si ricarica sto coso? Come cazzo si ricarica? Ma mi senti che c'è. E andiamo col cortellino. Come famo a ricaricare? Scappa, ma che scappo? Stanno più là gli altri, è finito. Come fate venire l'ansia? Che già c'è una. Oh, bentornati, ragazzi! Oh, porca de quella puttana! Questi non c'erano prima. Dio, nella demo non c'erano questo. Come si ricarica? Dov'è sto pezzo di merda? Ma questo, perché ci hanno voluto mettere questo tizio così a sbaffus? C'è nessuno? Chiudete dentro, bravo. Grandissimo. Non hai colpi? Ah, ok. Scusate, piccolo misunderstanding col gioco. Thank you.
capelli lucenti della Garnier. Lucenti più del Nido. Mio futuro. Qui Condor 1. Qui Hannigan, rapporto. La figlia del presidente, Aquila Reale, si trova in questo villaggio. Come pensavamo, quindi. Ben fatto. Quanto è brutto sto leone. Mi serve la posizione di un lago. Forse c'ha si personalità, trova. Però. Ricevuto. Mi metto alla ricerca. Sto capello un po' così, non è che la mi gente faccia qui impazzire. È impazzita. Più che altro so i colori non che mi ascolta. Piacciono. Sto capellino biondo. Madonna. Ammazza, sei andato piano. Con la città. A pezzi di fango, che volete dalla vita? Permesso. È pure ironico, cioè, capito? Ha personalità, è simpatico. Si è arreso. Va bene, ci fettiamo mai più. Perché t'ho deluso? Vabbè, un po' giaddone. Non mi piace il fatto che sia biondo, preferisco i mori, però dipende, cioè, in realtà è un fregno, cosa da dire. Ha il suo fascino, certo. Ma raga, ma mo tocca rifare un'altra volta il pezzo dell'omino motosega? Ma io me voglio uccidere. Ma io me voglio sentire male, me voglio. Cioè, mi è stata di davvero che tocca fare così? Oh, se l'è presa con lui. O c'aveva le munizioni, però. Oh, ok. Ma mo che è? Ma dove stanno questi, mo? Ecco, qua posso salvare. Vai, salva tutto, fratello! Salvetaggio. Bene, via, let's go. Polvere da sparo, vabbè, ricominciamo col crafting qua. Ma in realtà è uguale identico alla demo, solo che hanno aggiunto qualcosetta, ma proprio una cosetta, una cazzatina, una scoreggetta proprio. Proprio una scoreggetta perché tipo il tizio che usciva fuori dalla porta non c'era. All'inizio. Dai, glielo va. Ma ho un proiettile, mi stanno a dare, davvero, ogni volta. Ma capirai, cioè, ma è finita per me. Comunque questo Resident Evil qui è decisamente molto più realistica come trama. Oh, ti sparo su una palla. Oh, a pezzo di merda. Ma mi ha preso paro paro. Ho sparato due proiettili. Ho preso l'aria. Puerco. Del padre. Del ciel. De los putas de la madre. De tu sio. El cuerpo de tu ma. Oh. Mannaggia tu madre, quella sbraciona! Devi sta giù! Devi stare giù! Yugali arrivi nel momento più bello della giornata, ovvero di me che parlo in spagnolo bestemmiando. Ben arrivati, buongiorno, grazie mille per il ride. Immagino che tu hai già cominciato il giochetto qua. Il giochetto, cioè, Candy Crush. Il giochetto. Io ho iniziato adesso perché porca miseria, venerdì non c'ero, sabato pure. E quindi, buonasera Rapin, ciao ragazzi, ben arrivati. Ciao Dragon, ciao Wally, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ogni volta ho fatto la demo la prima volta e ci sono cascata. Ho fatto il gioco, ci sono ricascata di nuovo. Faccio incontro il premi F, mi sembra, per dare un calcio alla Chuck Norris. Ma io sto col pad. Da no, trova F sul pad. Premi F. Se non sbaglio dovresti poter dare pugni e calci con Leon. Ma Leon infatti mi pare un po' coso de Tekken 3. Come si chiamava quello che aveva lì un po' così? Grazie, server. Bello sto giochino del play di Shito. Bellino sto giochetto. Insomma, un giochino, una cosetta. Ma i carceri... Bello sto giochino della PlayStation. Oh, porco due, che cazzo sto pezzo io da coltello il fegato. Giro col coltello quando giro per tuvello. Vedi? E mi fa pure comodo girare col coltello. Ma questo stronzo da dove cazzo è uscito fuori? Che hai detto? Non hai detto il plebiscito? Vabbè, ce l'hai con cazzo, sono mio. Ma io sto a giocare. Questa mi si appoggia sul pad. Ma è un cucchiaio sto coltello, sì sì.
Vedi? Ti permette, eh? A di qualcosa che... Ancora? No, raga, però che coglioni. Ma tocca rifare sta parte del... Buonasera, ragazzi. Bene. C'è poca vita? Ma qua è cascato tipo qualcosa, ma non capisco se è una roba che effettivamente mi interessa oppure no. Cioè, questa scelta di sviluppatore di mettere questa testa che cade, che non ha nessuna utilità, veramente non, vabbè. Detto ciò, dobbiamo curarci, devo dire. Vi devo dire che forse dobbiamo curarci. Mica chance di vita. Ah, ha salvato, eh? Ah no, mo tocca rifare un'altra sta caponata. No, vabbè, te prego. Te prego, regà, ve prego, regà, ve prego. Io che pensavo veramente di aver... Zoom. Eccoci qua, dai. Ah, vedi, ora torna tutto. Perché nella demo non c'era l'introduzione. Oh, merda. È brutta sta cosa. Non devi per forza ucciderlo, basta perdere tempo. Ah oh no, ma io nella demo ho perso tempo, ho girato, ho fatto. Non ho proprio non ti curar di loro. Ah buono, questi sono tutti matti in tu. Donde eres? Picco de puca. Non si può andare. Ma ricomincia a venire qua sta vecchia infracichita. Donde eres? Prendas las plantas que se la fumamos. Cores, cores, non te far veder che ci schioppano. Tenemos que fare. È quello che ho giocato. È la demo. Signora, scusi, ha perso 5 euro. Eccoli qua. Non te curar de nosotros. Perché noi in spagnolo lo sappiamo. Questa è stata una bruttissima. Esa hi! Ico de puta! Mo, cazzi miei! Ma come questi mica sapranno dove cazzo sto? Cioè. Oh, potremmo pure far così, tipo. Donde eres? Comunque meme, eh. Cioè, sto gioco è meme per i dialoghi. La vecchia mi ha lasciato le munizioni, ho capito, ma se le andavo a prendere, mi sa che ci rimanevo secco. C'ho sto vago presentimento. Si comincia. Come si comincia? Cioè che l'hanno visto. Vabbè, cominciamo a cuore, va. Buonasera, signore. Ha 5 minuti per parlare di nostro signore Gesù Cristo. Giro col portello. Quando giro per tufello, fammi via lo scatolello. Ah! Mortacci tua! Non mi toccare! Non mi toccare! Sto sfragato di tuo nonno qua! Ma ve levate dal cazzo! Guardate che qua c'è una piantina utilissima per non morire. Ico de puta! No! Ha perso de poco! Ha curcato la vita, levate! Levate, madonna, Corri, corri! Quello è tuo zio, quello della fattoria, Osella! Non c'è, non mi rompete i coglioni! Subito voglio rompere il cazzo! Alle fattorie... Ah! Vecchio de merda, te spanzo! Madonna! Vabbè, ma mica vale così, eh! Cioè, sono buoni tutti con l'accetta! Dì, beccate questo! Ti devi togliere! Mi dovete far passare! Come faccio? Ehi, ti è esplosa la testina, guarda! Se controlli bene! Ti ho rubato 2 euro in spicci! Mi sa che sto per morire! E non mi devi rompere il cazzo! Oh, guarda che liscio che hai fatto, stupido! Oh, oh. Tripla! Gallina, aiutami! Ehi! Che fa pure la gallina! Mamma mia, raga, qua non sopravvivo! Muchas gracias! Togliete dalla coglione! Togliete dalla coglione! Ecco nonno Pino, porco due. Signor, ah, meno male, va. Dio santissimo, santissimo. Meno male, perché ho detto meno male? Cioè adesso parte la parte peggiore, meno male cosa? Meno male cosa, Godò? No, sì, non ho tempo per parlare di nostro signore Gesù Cristo, non ce la faccio, si tolga, non mi tocchi.
attori che nonno Pino deve far mangiare l'arrosto con l'abbacchio, con le patate. Avvicinate da lui. Non mi deve toccare, signore. Non mi deve toccare, signor Pino. Vedi questi che fine hanno fatto? La volete fare pure voi sta fine? Signora, non si gioca con le armi! No! Non si gioca con le armi, signora, eh! Fatta una fanculo di moglie. Un uovo! Ora che cazzo me ne faccio con un uovo? Vabbè, ma allora siete bastardi! Aspetta, qua a destra. Qua a destra c'era una scappatoia. No, signora, si deve togliere dal capo. Oh, così, bravissima, perfetto. Non mi tocchi! Signor, non lo voglio! L'arrosto con le patate! Quella è mia nonna, la cena della data! Si tolga! Questa è mia nonna, invece mi vuole far giocare a scopa! Nonna, non lo mangio! L'abbacchio! Dio santissimo, che croce! Oh, che sei scemo! No, raga, leave me alone, porco due, cioè, leave me alone, cazzo, riecco sta qui a... No, signor, io non non ce la faccio, eh. Ecco, levate dal cazzo, vai. No, vabbè, sto a morire. Ah, signora mi ammazza, aspetta, signora mi ammazza, male, mi ammazza, signora. Come ci si cura? Come ci si cura? Dammi una cura, per favore. Miscela di piante e VR. Che cazzo è? Oh, Akobi! Io voglio sperare, Cristi Dio, che m'abbia... No! Sono curata? Ah, sì. Non mi tocchi! Signor, non mi tocchi! Si tolga, si tolga... No! Ma questo è un gran pezzo di stronzo proprio, eh! Dai, ma quanto ci vuole, porca mignottaccia ladra! Ma stiamo scherzando! Ma stiamo a scherzare qua! Ma ti togli questa trappola, ti ci sei messo sopra da solo! Ma guarda quanto sono stronzo! Oh, la mucca, cazzo! Vabbè, ragazzi, ma chi è sta... Ma pure... Ma che vuoi da me? Ma prendete... No, sì, io non lo accetto questo! Non lo accetto! Non lo... Oh, la campana, va a stare a fanculo in chiesa, va! Levate dai coglioni, va, va! Vabbè, io mi disto... Cioè, sono riuscita a prendere l'ultima trappola, io veramente... Ma che cosa... Cioè... Poteva andare peggio di così? Il nostro invoca. T'ha invocato, va. Ha invocato da parte. Incredibile, è successo di tutto in questi 5 minuti. Di tutto. Sto giocando modalità normale, io faccio sempre su normale. Che servir. Salvata proprio, guarda. C'ho una mollica di vita. Bel gioco. La mucca pazza, cioè veramente qualsiasi cosa addosso ce l'avevo. Todo poderoso. Poderoso. Ci vostra. Tutte e due. Tutte le ho prese. La cosa bella è che l'avevo anche schivato in realtà. Avevo preso pure per il culo lui che l'aveva messa la trappola e sembrava ci fosse andato sopra da solo. Magari era un toro. Sì, forse era un toro. Comunque, okay, vabbè. Oh, imparano fatti secchi, eh. Ah, l'uovo è una cura. Ma dove sta? Ah, top, ok, posso entrare tutto legato. Comunque devo dire che sto gioco subito mi ha preso, eh. Dove stiamo andando? Al bingo. Cioè, le battutine, capito? Un po' di quei action horror. Bello. Un po' così comici. Ma non io potevo dire una cinquina, erano troppi. E da qui, signori, finalmente si può andare. Che cazzo è? Vido a Condor 1. Ho trovato una via per il lago. Cerca un grosso mulino. C'è un sentiero dall'altro lato. Un mulino. Ha cercato te il mulino. Ricevuto. Ma che E attento. Chiudo. Facile così, eh. Ti piglia ancora. Ma infatti Ivy è top. Guarda, veramente top. Andiamo, c'è la mappa. Però dato che io ho un disturbo ossessivo compulsivo, adesso devo andare a pulciarmi tutte le case. È chiuso? Che cazzo. Mo l'aprimo noi, non ti preoccupi. Ci entriamo da qua, entriamo. Entriamo dalla fenetre. C'hai una fenetre? C'hai una fenetre? Come cazzo ci sei? Forse conviene mettere i sottotitoli. Sì, sì, ora li posso mettere.
schermo, lingua, sottotitoli sì, solitamente vanno anche in automatico, sottotitoli iscrittivi no, dimensione medi dai, cioè, opacità un pochino se non si siete in cazzo, mettiamoli così, utilizza nome Leon, no basta, troppi cazzi se no. Ok, direi che ci siamo. Ah, per ora non posso. Dipende da tutte le munizioni. Appena morti, dopo un po' spariscono. Non puoi più prendere. Cazzo. A quelli appena morti, devo via. Capirai, quelli sono belli che defunti. Ho ammazzati all'inizio del gioco. Infatti, non ci stanno più. Sti bastardi. Ah, no, sono rimaste le munizioni, raga. Che dite? Bene, beh, mi piace tutte queste munizioni. Perché non ho più il coltello? No, raga, perché non ho più il coltello? Ciao Emi, mi sei perso qualche novità? Ma dipende da quando è che non segui, dipende. Ok, ho cercato la gallina. C'è nessuno? Qui ci vuole un grimaldello che noi chiaramente non abbiamo. Ah, oh, porco Dio! Ma ancora! Ma regà! Io non ce la posso fare, regà, Io vi giuro che non ce la posso fare. Ma questo dall'armadio mi è uscito fuori. Ma questi sono veramente infami, Porco due, ma gli posso dan carcio così a sti stronzi? Un bel carcio così rotante. Ma dov'è la mia pistola? Ma perché non ho più la pistola? Guarda il maglione, guarda il cappotto del signore. A vita propria. E la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 l
C'è nulla. Il setto del giacchetto del signore ha ancora vita propria. Qua che ci stavano, a parte le galline. Comunque a me non mi ispira fiducia per un ma scusate, ma il coltello, a parte se ti avvicini quando gli stordisci. Hai visto Isabella? C'ho una dote, c'ho un superpotere. Allora, vabbè, la seconda casa l'abbiamo fatta, la prima non ci possiamo entrare. Lì ci siamo andati, qua manca. Bisogna guardare bene qui. Ah, il coltello si è rotto. Mo si rompe il coltello nei giochi. Cioè, l'unica certezza nella vita dei videogiochi è che c'è un coltello. Mo il coltello si è rotto. Ah, si usura e si rompe. Vabbè. Guarda quanti proiettili. Oh, questo mi piace. Guarda che bel calcione, ti giuro, è veramente bello. Pou! Proprio da una parte così. Questi sazzicette di cinghiale, però ne lascerei là, ormai. Dato il cinghiale. Appiamo se questo. E dai. Oh, bene. Bene. Mi piace sta storia. Un'altra granata, che chiaramente non so usare, va. Bello, le munizioni del fucilozzo, bello, bello, carigone. Ma quindi, cioè, scusa, ma non... sto coltello non si può craftare? Emi, non so se ci vengo al Comic-Con, ti dico la verità, non so se ci vengo perché la mia agenzia non sta organizzando niente, non c'ho lavori in ballio, per il Comic-Con e quindi non sono sicura di venirci. Tutto può essere fino all'ultimo, non ti dico no, 100% non vengo, però è molto probabile che in realtà non ci sarò. Anche se mi sarebbe piaciuto tantissimo venire. Meno male che non mi sono messa a perdere tempo come la prima volta, la prima run. Ma non è che escono sti stronzi da armadio, mo? Guarda che veramente, Ma poi scusa, stanno tutti in chiesa? Quelli che rimangono da armadi che fanno? Mantengono una personalità. Lo so, Emi. Guarda, sicuramente Romix, sicuramente Games Week quest'anno. E Lucca mi piacerebbe tantissimo, quindi anche lì probabilmente ci sarò. Ma non è certo 100% perché Lucca è molto cara e se non ho per niente lavori... Un po' mi pesa, sincera. Anche se Lucca è meravigliosa e mi piacerebbe proprio venire.
strano che non si possa salire da qua, eh. Comunque sto fatto de sto, comunque è un toro, sì, è un toro. Sto fatto de sto toro l'hanno aggiunto perché nella demo non c'era. Un rubino. Un rubino e... Senti, che cazzo mi manca qua? Questo mi manca? Ma non mi sembra che ci sia nulla, quindi è veramente uno scam. Ma che è? Ma che è una questa cosa? Una texture ballerina? Così. Che cosa mi manca, regà? Che cosa mi manca? Che cosa mi manca? Qui ci sono entrata adesso, qua pure. Quella lì mi hai detto che non ci si può entrare. Ah, qua. Questa sì. Gente è pazza. Hanno bruciato vivo questo, veramente dei pazzi, dei folli totali. Ma sale il campanile? No, come si sale il campanile? Non lo so. Dove sta sto cazzo di campanile? Cioè, devo arrivare al campanile ancora. Ah, ma posso salire qua sopra? E come cazzo salgo? Ah, c'è la scala! Che cazzo aveva vista? Che cazzo aveva vista sta scala? Non l'avevo minimamente vista. Ah, c'è la piandina! Porco! C'è un mercante dal quale puoi comprare tutto quello che vuoi, munizioni e cure armi, bellissimo. Perfetto, buono a sapersi. Comunque questo gioco è veramente imprevedibile. Quando pensi che sta completamente safe. No, bello. No, caro. Proprio per niente. Scusa, ma di là non c'era qualcosa? Mi sto sbagliando? Ma che posso entrare qua dentro? No, perché serve una chiave che non abbiamo. Ok. Fatemi vedere bene se ho esplorato tutto. Questo è completamente chiuso. La vacca morta. La vacca. Mi sto scordando qualcosa? Sì, ma infatti mo le devo unire ste erbe. Grazie Alexian, grazie mille per il Prime. Baby, thank you. Ok, quella gallina non vorrei che trasformi, si trasformi in qualcosa. Pansexual pride. Questa è la mappa. Ah, scusa, ma c'abbiamo un rubino. Non è che va messo un rubino nella porta per aprirla? Basta. No, non ci possiamo fare proprio un cazzo sta roba che abbiamo. Che bello, guarda, che bello, guarda. Ah, devo entrare nel pozzo perché qua non... No, mi dice che non... Devo spostare l'armadio. No, ma sai quell'armadio di prima mi sa... Ti dico io che è per chiudersi dentro, per perdere tempo, probabilmente. Poi, qua c'era una viuzza. Mi pare che ci fosse qualcosa, effettivamente. Qua. Eh sì, infatti. Risorse. Magari posso uscire fuori qualcosa. Eh sì, posso fare delle munizioni pistola. È vero anche che potrei fare le munizioni fucile, dato che ho 33. Potrei aspettare. Certo, cazzo, 12 polveri da sparo. Devo stare a far mappe 10 ore. Manca qualcosa? Buonasera, Ashura. I rubini, gemme e diamanti servono come soldi per il mercante, ok? Quindi si rivendono. Il 4 ho giocato la demo 5 e 6, noi 7. Sì, ma non mi è piaciuto troppo pesante, hanno esagerato proprio. In che senso? Allora, pozzo. Posso andare qui? Questa cazzo sta sto pozzo? Ma scusa, no! C'era il tizio che ha spalancato la... A parte che qua mi manca questo. No, non è vero, ci sono andata. C'era la porta che aveva aperto il tizio, ve? Dice no, vabbè. Anche meno però, eh. Cioè, anche molto meno. Molto meno. Ma riecco un rubino. Ammazzate, erano ricchi sti cosi. Non ci si può, no. Lì davanti ci eravamo andati, forse no. Esplora bene, raga. Esplora bene perché qua ogni risorsa è fondamentale. Vedi, guarda qua. Fatto bene a non fare i proiettili del fucile. Perché secondo me ci servono più quelli a pompa. Quelli a pompa, vabbè. Come se non avessi detto nulla. L'unica che mi viene in mente è questa porta qua. L'ha spaccata prima, quello di prima. E dai. Ok, abbiamo esplorato tutto, abbiamo visto tutto. Ok.
Devi andare da dove? Sì, sì. Eccolo. È che il mulino, va. Sta anche salvando, questo ci piace molto. Ah, possiamo anche salvare noi. Prima però andiamo a carci il secchietto. Questo non si piace a carci? A posto, perfetto. Salvataggio. Andiamo qui. Bene, fratelli e sorelle. Da qui siamo in blind. Aria che ste cazzo de mo- Ma pure le mucche sono satanate? Aspetta, devo andare da signora qua a tappai la bocca subito, che sta già di un sacco di fregnacci. Eh sì, Lexi. Cazzo, non c'è il coltello. E mo che cazzo famo? Donde sta? Micicolatino! Ah, signor, e abbia... Ma che cazzo, ma quante vite c'ha, signora? E sto a sparare sul cervelletto da 10 ore. Donde stas, mi dolce vida? Ah, è chiusa. Porco due, i carcioni, c'era... Rollo! Chi? Rollo? Guarda che cazzo de mira de merda! Scusa, io non capisco. Non capisco come faccio a menaie. Oh, ah, oh, quanto cazzo godo, ok. Mi devo avvicinare e mi appare la X. Ok, ora ho capito. Ok, quindi è già al secondo colpo, potevo abbacchiarlo. Vabbè, ma che cazzo de fregno è questo? Bello il tuo buco del culo, mucca, ma per ora non mi interessa. Buonasera. Non va, passate bene qua, Ma mi ha davvero ucciso... Ma mi ha davvero colpito la gallina? Ma qua stiamo a scherzare? Ma mi ha davvero colpito la gallina? Ma davvero una gallina mi ha fatto del male fisico? Ma avete mai visto qualche altra persona essere colpito da una gallina? Vabbè, davvero, vi giuro. Ah, lo fanno? O so io, no? Perché comincio a preoccuparmi. Ma mi sa che mi ha tolto vita sta fiata puttana. Poi te fa schifo, un po' te piace, però, secondo me, Il maiale è morto? Che c'ha il maiale? E sta a fa' sto maiale? Non capisco, sta a prendere il sole, che sta a fa'? C'è qualcosa qua che mi può essere utile? No? Che tagliola, no? Ne posso usare, sono capace. Ma che cazzo è tutta questa fattoria degli animali? Bene. Mi piace lui, che lui dà i calci. Sulla pala del mulino. Sulla pala del mulino cosa? Ma poi ci arriviamo, voglio esplorare un attimo, voglio vedere. Comunque porelli, stanno male male sti tizi. Poi scusa, ma qua che cosa c'è? Vedo una roba azzurra. Vedo una cosa azzurra qua. Non posso scavarcare, forse dalle finestre, aspetta. Donde sta mi dolce vita? Ah, non me ne frega un cazzo, in realtà è solo un simboletto. Ma riecco sto uovo di gallina. Senti, ma se lo mangiamo sto uovo di gallina, che dite? Tocca... usa. A posto. Ah, devo spararci. Devo sparare al cristallo blu? Davvero? Voglio cuore. Ah, ho capito, ma devo... Cioè, devo sprecare un proiettile. Ma mi sembra un po' una caponata, mi sembra, no? Capito, ma cioè, devo consumare i miei proiettili per far sta stronzata. Però il coltello non ce l'ho. Mamma mia, raga, quante cose da vedere, aspetta. Fin no? Che cazzo è sta roba? Madonna, non c'ho niente, però. Che cazzo, niente. Qua che c'è, oh? Ma non è che magari posso andare qua sopra? E dai, fammi c'anna. C'è una cosa là. A parte che
Guarda che cazzo c'è qua. Ma solo 5 so. Devo far girare. Ah, ci posso andare però. Guarda che qua c'è una cosa. Sperando che la gallina non mi picchi. Ah, c'ho l'uovo da gallina. Bella. Guarda come scappa. Andiamo avanti. Qua c'è un altro coso. No, non è vero. Sto cercando di capire dove posso andare. Ragazzi, ma se... Me ne manca uno, ma stanno tutti qua. Giocone, John, giocone. Ma perché non mi fa salire qui? Ma secondo me posso salire, dai, cazzo. Ah, stanno tutti qua. E l'altro dov'è? Mo' so' perso. Oddio, sta arriva un'altra matta. Ma dove lo trovo l'altro? Non trovo l'altro. Non vedo l'ultimo, raga. Ma signor, ma che cazzo? Oh, incredibile! Madonna, signor, te giuro, te spacco la qua. Puerco! Puerco, ha detto... Dai! Vabbè, ma allora, scusa, eh. Che sto facendo? Che cosa fa? Mi ha dato il segno della X. Ho premuto X e si sta a ricaricare la pistola. Ma che te pare a te una cosa normale? Non me lo faceva fare. Stava a ricaricare la pistoletta sto coglione. Andate a uscire da sta scappata di casa. La mentecatta. Senti, però io mo mi triggero che non c'ho... Che non c'ho l'altro, eh. Ma mi sbratto che la sensibilità più alta. Poi ve prego, datemi il suo coltello. Datemi il coltello, ve prego. Mi manca l'ultimo. Mi manca l'ultimo coso. Ah, si può entrare. Aspetta che non ho letto che c'era qua. Mi manca l'ultimo medaglione blu. Note blu di richiesta. Puoi ricevere diversi incarichi tramite le note blu di richiesta che troverai in giro. Visualizza le linee. Per l'amor di Dio, c'è qualcuno disposto a liberarci dai medaglioni blu che quei fanatici religiosi hanno appeso in giro ovunque? Me ne manca uno, dove sta? Ah, sulla mappa si vedono? Ah, pezzi di fango. Come faccio a mettere... Orientamento... Ah, no. Orientamento sessuale avevo letto. Invece... Orientamento attuale. Scusa, posso mettere un... Non so... Sta dietro forse. Ma perché ci c'hanno fuori cose da... Dai corpi? Ah, un uovo. Non ci si può mettere. Sta dritto per dritto qua. Quindi dovrebbe sta... Qui da qualche parte. Vediamo. E proprio qui dentro dovrebbe sta. E dove cazzo sta? E raga, dovrebbe sta qua. Qui. Eccolo sto figlio di puttana. Ok. Ho sprecato 5 proiettili per fare sta caponata, ma ok. Na na na. Mi dolce vita. Non è stata una buona idea, vi? Devo passarci sopra, non devo farlo esplodere. Proprio stupida, cazzo. Mi poteva servire dopo, magari. Dio. Dio. Oddio, c'è della magia. Ah, si può anche disinnescare. Vabbè. Vabbè, ma perché noi facciamo tutto così? Facciamo tutto un po' così a braccio, dai. Come ci viene, di sentimento. Donde sta mi dolce vita? Non so, mi viene da... Che devo fare prima? Devo sempre... aggiustare tutto io. Infatti che coglioni, posso dirlo? Ti
mi dolce vita. Io palesemente non possiamo fare niente adesso. Sera. E lo vedi? E lo vedi, si può andare giù? Scendi, Leon, scendi. Manca un ingranaggio, palese. Abbiamo trovato la coppa dei campioni a caraffa. Questa è la caraffa della Dimitrescu. Combinare i tesori. Puoi visualizzare i tesori ottenuti nel menu oggetti, chiavi e tesori. Alcuni tesori possono essere venduti a un prezzo più alto. Sta a capire, frate? Quindi noi che famo? Chiappiamo qua lo tesoro. Incastona gemme. Buttacene due. Tu gemme così. Che fai? Tu compri. Di crash. Certo c'è un botto da lootare, eh? Veramente tanto. Hai capito che cazzo di gambe che c'ha? Che è sto rumore? C'è un rumore che non mi piace. Un rumore che non mi piace affatto. Mi sa che sta su. Oh, mo c'è un coltello. C'è qualcosa che non mi piace. Ehi! Cristo! Ma te togli dal cazzo! Ma quattro proiettili per sto cretino! Ma vai! Lacrima viola. La lacrima viola la getto io, la getto. La lacrima viola. Signor, non mi devi rompere le palle, signor. Ti devi stare fermo là, porco due. Madonna, se ti togli, Cristo! Ah, da qua. Allora, dato che mi sembra abbastanza complicato questo pezzo, oggi devo registrare un altro clip per Nick Nack. Io direi che è proprio il momento giusto. Io direi che questo è proprio il momento giusto per fare una challenge con Nick Nacks, perché è particolarmente difficile. Stiamo parlando di queste, signori, Nick Nacks, arachidi croccantissime, incredibili, a diversi sapori. La challenge di oggi sarà questa. Un knick-knack per ogni contadino indemoniato ammazzato. Vi piace? A me sì. Bene. Andiamo. Ah, quindi... ve lo dico, se so difficili... ne valgono almeno due o tre. Ci piace. Vediamo quanto ci ingozzeremo. Allora, io spero di ingozzarmi più possibile perché... la cosa è difficile qua. Un altro rubino ho trovato, perfetto. Qua c'è un altro coltello. Un ingranaggio che mi serve per dopo. No, ti devi stare proprio calmino. Allora io direi di iniziare. Ah, qua iniziamo subito con quello grosso. Questo ne vale almeno tre dei knick-knack, ve lo dico, eh. Oh, ma che è? Erano quattro prima, vero? Da quanto è mutato il mic? Da ora? 3 secondi, ok. Dicevo, questo che era grosso vale almeno 3 knick-knack, secondo me. No? Siamo d'accordo? Siamo d'accordo. Dici 4? È vero?
per ogni colpo. Qua, questo è 4 minimo. Minimo. Esatto. Uno per ogni colpo che ho dovuto usare per ammazzarlo. Ora posso salire? Ormai ho mangiato, dici, vabbè. Lacrima viola, perfetto. Posso salire qua sopra? Sì che posso salire. Sali, 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 sali. Lei gli sparamo da sopra, gli sparamo a sti bastardi. Tatticone, tatticone, tatticone incredibile. Tanto questi non ne salgono, hanno 80 anni. Ahi! E sto proprio a chi? Donde vas? Oh, ma sta tirando l'accetta quello! Non veni qua, vecchio, perché guarda, signori, non mi fate arrabbiare, Oh, questi però sono 4 knick-knack, mica male. No, Leandro si sta trasformando. Il prossimo. Oh! Vi prego. No, signor. Signore, l'ho preso in testa. Questo mi sa che mamma. Questo è brutto, questo è brutto. È esploso. Ho capito, vi trasformate tutti. No, signore, non si avvicini. Non so quello che posso farle, signore, questo era dritto nel cervello, sì. Questo era proprio dritto, dritto. Bravo, rimettete giù, bravo. Un altro! Madonna, ve lascio tutti. Come vedete quanti knickknacks sono? 1, 2, 3, 4. Siamo già 8, raga. Qua veramente va a finire male. Bella sta strategia della scala. Bravi chi me l'ha detta. Bravi. Bravissimi. Fenomenali. Devi mangiare tutti i caricatori di proiettili. Aspetta, devo mangiare. Uno. Due. Tre. E quattro. E mo scendo già, lascia stiamo scendo. Aspetta che fatemi curare perché... Quante uova d'oro hai? Ma è marrone. Sono duri, sono tosti sti tizi, guarda. Intanto uso un uovo. Cos'era? Il pulcino hai... No, ma sto a posto con la salute, mi sa. Allora, adesso mi devo ricaricare. Devo scavalcare un attimo i... Ah, così? Lì, anche scendo. Guarda lui come è morto. Lui è morto ballando a... Ballando il mambo. E cia cia cia. Della serenata. Cia cia cia. Questo è morto. Con la mano sul bacino. Una mano a mano. Una altra mano. Comunque questi toro, io sapevo che ci sarebbero stati dei tizi più tosti, guarda, ci avrei scommesso veramente. Veramente. E dai, ma vi rendete conto di che gambe che c'ha st'uomo? Che gambe c'ha st'uomo? Parlando la mega arena, la mega arena, la mega arena. Avete finito di rompere i coglioni? Chiara, finirà il pacchetto prima di completare la stanza? Avete votato sì, perfetto. Meraviglioso. Ok. Abbiamo preso tutto sotto? Ah sì, va sì, va sì. Ah sì, ah sì. A me gusta, sì. Ah, manca l'ingranaggio. Ok, ma ora ce l'abbiamo l'ingranaggio. E puoi anche lanciare i nemici. Dici che mi aiutano? Ok, abbiamo alzato il cancello. Possiamo toglierci in mezzo. No, io i Resident Evil me li sto recuperando praticamente quasi tutti dopo. Grazie Vrek, grazie mille per i 13 mesi. Thank you baby, thank you. Grazie mille per il supporto. Ve rompo Yarku, presente Kododai e Po. Ve rompo io Erku, che cazzo ha detto il traduttore? Comunque vi posso dire una cosa. Secondo me quello peggiore di Resident Evil è stato il 7. Il 7 è stato greve. È stato veramente pesante.
so che cosa ne pensate voi, ma a livello, cioè, sotto tante cose, secondo me è stato il peggiore, il più difficile, il più inquietante, il più pauroso, non lo so, veramente tremendo, tremendo. Non ti è piaciuto il 7? Infatti è stato diverso rispetto ai classici Resident Evil, però a me non è dispiaciuto. Io non sono riuscita a giocarlo la prima volta, eh. L'ho portato un po' avanti, poi ho dovuto fermare. Poi l'ho ripreso e l'ho finito. A me è piaciuto tanto il 7. Non so dove sono, cosa sto facendo, posso andare qua? È un po' open sta parte. Basta. Ma che cazzo? Il migliore invece sono l'uno e il due originali. Guarda, ti stavo dicendo, io in realtà non ho giocato nessun Resident Evil, perché all'epoca quando uscivano non li potevo giocare, nessuno me li comprava e mi cagavo anche in mano. Però magari li vedevo giocata qualcun altro, i miei cugini, amici, cose così. Chiaramente è chiuso. Però di mio non l'ho mai giocati. Quindi da quando hanno cominciato a fare tutti i remake di Resident Evil, a me mi è parso vero, perché io praticamente me li sono persi tutti, e quindi me li sto rigiocando tutti quanti i remake che stanno facendo, ed è diventata praticamente la mia serie horror preferita. Senti, ma qua posso scenno, frate? Scenno? No, non posso scenne qua. Dove cazzo vado? Quindi via, dietro. Salve, Leon. Leon mi piace, sì. Ti devo dire. Dal bue? Qua devo andare, no? È l'unica strada. Ci stanno altre strade. Sta pure a salvare, quindi sarà qua. Devo dire che poi sto 4 mi sta piacendo. Poi, chiaramente, ho appena iniziato. Però... forse quello che m'ha... Che sei scemo? Ma che cazzo mi dice la testa? Ma se può essere così stupidi? Cade! E uno so siamo fatto fuori così. Ma da dove vengono mostri stronzi? Mica vengono da qua. Arriva esso, ico de puta! Sta a capì? Ma che è? Mezzo di Roma, mezzo di... Arriva! Ah, signor, se fa male la testa? Ma guarda sto ico de puta! Te rompo subito il ginocchietto! Corri! No, lo vedi, porco due, che è un coglione questo! Ma perché ogni volta che mi avvicino per dargli in carcio mi ricarica la pistola? Ma che cazzo fa? No, vabbè, ce passo... Ma tua madre, tua nonna, un cariola, porco due. Oh, guarda che belli headshot che sto fa. Nonostante non sia capace col paddolo. C'ha un po'... mi fa male un po' il fegato, aspetta, fammelo curare. Sto a posto ora. Anche se giocabilità faceva un po' cagare. Allora, io comincio a confonderli, devo dire la verità, inizio a confonderli. Mi ricordo che c'era quello con... ma c'avevi una torcia? Quello col mega gigantone che te inseguiva, che cos'era il 2, mi pare? Paone. 5. Devi mangiare. Ah, cazzo, mi sono scordata. O vogliamo continuare a farla ancora? Vabbè, facciamola. Dovevo farla là, mi sono scordata. Ahí está. Ahí. A mí me gusta, sì. A mí me gusta. Porco due, la bomba. Chi se l'ha ricordata? Ahí, arriva. Andale. È esploso, mi sa. Coglionazzo. Lugo Yunazu. Ah, ma qua si può andare? Aspetta, che non so dove cazzo devo andare. Ma mi stanno a tirare le bombe sti fraciconi. Guardate. Vieni ahí.
Ma sei proprio un coglione, scusa, eh. Ma se io mi abbasso, che pensi? Che sto un fenomeno? Bello. Non l'ho ammazzato, però. Ora sì. Beh. E no, ho preso la taglioletta. No, Tent, questa è infamia pura. Dove... Ma cosa fa? Fuori uno. Fuori uno? Ne ha ammazzati due. Cosa uno? No, raga, aspettate un attimo. Mazza, come l'ho afferrato. Beh, raga, vi giuro che... No, vabbè. Io quanti ne ho ammazzati? Tenete il conto che poi devo mangiare, eh? Mi arrivano altri. Guarda la roba qua. Oh, levate proprio, eh. Tenete il conto e poi devo mangiare, eh. E cuerpo! Bello sto calcio! Mamma mia, che bello sto calcio! Soddisfazione proprio! Ma che è? Quante ce n'ho? Sei? Vabbè, raga. Che abbiamo passato qualsiasi limite. Qua tutto il pacchetto. A quanto siamo? Vabbè. L'ultimo, va, basta, dai, l'ultimo. Basta. Basta. Challenge finita. Basta. Mi devo curare ora. Usa. Tira nelle cure così recuperi anche lo spazio nell'inventario. Ma infatti, infatti. Allora, intanto, cura number one. Basta. Cazzo, non niente. Allora, personalmente sto cercando di usare più le munizioni della pistola che del fucile, perché sicuramente quelle del fucile sono più difficili da trovare. Tra l'altro, beh, un colpo, cioè, ce n'hai poche di munizioni, ok? Quindi, secondo voi mi conviene usare, cioè creare le munizioni per la pistola o per il fucile? Perché quelle per il fucile non si trovano tantissimo, mentre quelle in giro per la pistola si trovano. Stai parlando del remake? No, è spettacolare. Il fucile pensi serva di più in late game. Però guarda che attenzione, eh. Io farei il fucile. Perché non si trovano facilmente, perché hai visto che è subito apparso il primo stronzone minotauro là. Lascia fa. Senti, non so più dove devo andare. Oh, comunque se ci fate case, ma tutte le trappole sono mie, eh. Cioè, c'è un super potere, ciò. Incredibile. Non so minimamente dove sto andando. Guarda sta bottana, ica de puta. Ah, raga, ma io sto gioco lo sto ama. Dannata, l'ho lanciata nell'iperspazio, raga, non ci sta più. L'ho lanciata nell'iperspazio. Vabbè, ok. Ma che cazzo stanno a fare questi? Che stanno a colpire? La signora sta... Beh, oh, incredibile. L'avevo pure vista. Allucinante. Ah, ma è quella bottana sopra che me sta... Sta pietra nella mignotta. Arriva questo. Sta cretina, imbecille. Ma che se gioca con le armi così? Ma ammazzi la gente, stupida. Tocca andare sopra, mi sa, eh. È un'altra tagliola. Sta ammazzando da dietro col coltelletto da cucina, raga, per forza. Per forza. Ah, si è rotto già. E che cazzo, è veramente inutili sti... Ma cosa arriva? Mannaggia la puttana. Arriva esso. Quando sta sdruciona?
Vabbè, questa è proprio una pietra. No, no. Ma sta puttana. Dove sta? Sta barda. Mi sta lanciando tutte bombe. Non si può salire. Come cazzo salgo? Da sta fracicona. No, raga, devo salire qua sopra a ammazzare sta puttanella, perché veramente mi ha rotto lì con io. Non si può entrare. Ah, c'è la scaletta. Ah, c'è la scaletta. Ah. Però che cugna, cioè se l'è tirata letteralmente in faccia. Ma signor, ma cosa cazzo? Ammazza che headshot che gli ho fatto, ragazzi. Comunque, delle volte faccio schifo, ma delle volte veramente. Ah, nell'inventario ci sono i coltelli rotti. Ah, cazzo, sì. Un coltello per la lama rotta, è possibile ripararlo. Quel posto dove siete andati a mangiare il ramen con le altre ha bisogno di prenotazione. Non ne ho idea, Alex. Dice a Milano. Ma non lo conosco minimamente. Zero proprio, perché non è stata una mia idea andare là. È stata un'idea di... De... non so chi, sinceramente. Non conosco minimamente il posto. Tra l'altro dovresti vedere se proprio è vicino casa tua, più che altro. Mazza, non c'hai mai capito niente, comunque. La bomba? C'è una bomba? Oh, Afurango, buongiorno. Devo giocare a COD, eh? Dici? È il mio proprio. Ma che cosa ho lasciato? Buongiorno, buonanotte. Notte a chi va. Allora, qua c'era effettivamente... Buongiorno, ah, ancora? Ma chi è che mi sta a tirare la roba, mo? Ma chi è che mi sta a tirare la roba? Ma è una croce. Allora, però aspetta, a parte gli scherzi, cioè... vedi, ora ci abbiamo questi. Famose questi. Famose sti 5 pistoletti, va. Miscela di piante, pure questo va bene. Almeno se liberiamo un po' l'inventarios. Fa sentimento, mi piace esplorare, mi piace. Mi piace esplorare. Stanno un po' dei pescetti morti qua. Ma che posto de merda comunque. Io ancora non ho capito da dove mi stanno tirando le cose. No, Darkness, no, due ore no. Due ore no, abbiamo parlato, abbiamo chiacchierato per un'ora, calcola, all'inizio, perché era decisamente troppo tardi, troppo presto per iniziare. E quindi abbiamo chiacchierato, poi abbiamo iniziato. Mannaggia la merda secca di Dumao. Tutte le pio ste trappole. Tutte le pio. Ma è un'ora che sto giocando. Un'ora e poco più. Qui non capisco che cazzo devo pia per queste cose, guarda. Mo chi è questo che sta a preme pesci da sta cosa? Che mo apro e mi appare il Minotaurus. Brutta storia, sta pure a salvare. Bruttissima storia. Bruttissima storia. Guarda che schifo. Sai che puzza che c'è con sto pesce qua? Capito? Ma ci stanno sempre ste cazzo di casse. Cioè, non le potrò mai aprire praticamente. Ma le posso pure... Mamma mia, raga, c'è sta qualcosa di brutto qua dentro, ve lo dico, eh. C'è sta qualcosa di brutto qua dentro, eh. Mo lo sento proprio nel... nelle vene. Ma che rumore è? Ma che ne so, ma te può interessare? Questo che madonna è? Chi sono sti coglioni? Ci dovrebbero essere? Comunque sta cosa di spostare
sposta le casse così, c'è sempre stata. Ico de puta, te pio le cervelete. Ma che sta a fare? Scusa, ma se questo stava a tappare sto buco, no? Ma io non mi fiderei tanto. Dio santo, Dio santo. Dio, immagino c'è qualcosa qua. Povera la sparo, top. Tocca scendere. Che cecchino non hai visto, Kitsune? Che cazzo di roba. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' se possiamo craftare altre munizioni. Le crafterei. Le crafterei perché meglio così. Vado giù. Ti piace? Ma quanto ti piace a sto gioco? Mannamme nei pertugi de culo qua. Dio, che cazzo è qua? E questo che madonna è? Che delicatezza. Sembrava che non vedessi l'ora di parlare. Perspicace, signor. Dimmi, hai una sigaretta? A te vale il momento. No, il fumo uccide. Oh, questo è molto più carino. Almeno puoi slegarmi. Joder, di nuovo lui. Chi sei? Non ti muovere. No, raga, questo è tipo... tipo quando ci era lui. È tipo quello, raga. Oh my gosh. No! Che mi sta iniettando? No! Il fumo uccide, bella. Scusa per non offrire. Mi sa che lui non... Capitolo terminato. Grazie. Sono morta? Riptato? È bravo, Mr. X spagnolo. Te abros los chiapas, los culos. Beh, uno di 16 top. Che vuol dire uno di 16? Il capitolo? Avremmo capito che è lungo, che cioè, Franco mi sa di gioco è lungo, Manco prima di iniziarsi. Il gioco è lunghissimo, qua, il gioco è veramente lungo. Cioè, che devo farsi? Tanto qua, salvo i programmi, progressi. Fammo morire. Riceverai il nostro corpo più sacro. Mio Dio. Da inizio. Adesso. Comunque lui è fregno, Sottoscrivo. Sì. Ma che cazzo? Sasageyo, Sasageyo. Yankee, hai un nome? Yankee? Leon. Di poche parole. Io sono Luis Serra. Che bel posto di merda per fare le vacanze, è vero? Leon è palesemente di Garbatella. No, secondo me è di Roma Nord. E io sono già visto. Ho capito che vuoi fare. Ti trovi spesso in situazioni simili. Scommetto che... sei qui per cercare qualcuno. Fammi indovinare. Magari una signorita dispersa? Ma una che ragazza. Cazzo vuoi? Parla. Ora. Va bene. Vabbè, ma stai calmo. Sentiti dire di spostare una signorita. Spostare? Dove? Chi lo sa, ma dopo ho visto trascinare qualcuno verso la chiesa. Merda! Stare con te è pericoloso. E dai, che ci spacca la catena. Bravi, così, fico. Vabbè, che grossi, sono diventati tipo... Oh.
Ehi, non abbiamo finito! Ci vediamo, amico. Oh, sto pezzo de me... Ma guarda sto pezzo de stronzo! Ma gli ha salvato la vita! Scusa, ma potevamo stare insieme? Ho preso le mie cose. No, non c'avevamo più un cazzo! Che palle! Nel mondo stanno le mie cose? Condor 1 a nido. Ho localizzato la brutta stronza, che mi prende? Sembra sia prigioniera in una chiesa. Ma manda rinforzi! Ottimo. Buone notizie. Me lo ha detto un uomo che ho incontrato, un certo Luis Serra. Mi è sembrato sospetto. Puoi fare dei controlli su di lui? Ok, Condor 1. Ma questa naturalezza. Nel frattempo, vai verso la chiesa. Bene. Così potrò confessare. A lei mi pare un po' una porcona, devi dire la verità. Condor 1, chiudo. Lei mi pare un po' una porcona. Secondo me se la fanno. Se la fanno, ma non seriamente. Quindi così. Lo è, vero? Levati, non mi toccare. Vabbè, fratello, che piamo qua? Pianta verde, capirai? Gli tiriamo una piantina? Io vorrei capire il mondo, cazzo, stanno tutte le mie cose. Storia allestiva, così. Meno male che ti hanno rubate le cose, direi. Ma ce l'avremo una cosa... una cosa hot, che ne so, aspetta. Ferma, io ti lancio una piantina. Ho una piantina, non ho paura di usarlo. Oh, mo c'è un coltello. Ah, meno male, guarda. Ma scusa, so, ho un'ora di gioco e mi dici come usare il coltello. Ma sarai stronzo. Ah, beh, mo so cazzi nostri. Manca la torcia, c'è un più da là. Ma davvero mi stanno a fare a scontrare qua gente col coltellino? Ma ste frasi fatte te a te puoi se esconder. Io ti rompo il culo con la spalla, stupido. Ah, io ho capito come si fanno le cose furtive. Cioè, lui è svegliissimo comunque. Davvero sveglio, sveglio, sveglio. Ehi, hey, è la mia roba. È la mia roba. E non lo sappia, va. Vediamo un attimo se c'è qualcosa qua. No, perfetto. Stava spaventata la mia ombra, dica la verità. E mo che fa? Ma botte con questo stronzo? Guarda qua la pantecana quanto è grossa, raga. Cioè io ho più paura di quella pantecana di questo co... Cioè, luminaria. Scusa, ma se questo non si gira io come cazzo attacco? Il capello non si è mai mosso. Ha brutto muso. Pagarato! Pagarato! Maledetto! Fali mortacci tua. Senti, almeno questa ce l'avevo. Non stavamo benissimo con la vita, ma manco troppo male. Ah, raga, ma sta pantecana c'ha una personalità. Io vi giuro che quando dà sti calci potrei non rispondere delle mie azioni, eh. O metti una trappola se te va, comunque, eh. Una piccola. Non si entra da qua. Ah, lo devo fare tipo una sorta di Perry. Oh, mamma mia, oh, porco due. Pretende di essere entrata nelle case popolari con gli eroinomani. Donde sta la dosi? La dosi. Porco due, oh. Partimo prima!
Fascio, sì. Tanto togli subito sta cosa. Ma che è sta cosa? Hanno fatto un cannone con quelle cose. Cortello. It's better than forcone. Dammi le cose mie, stronzo. Dai, ma mo così difficile, ripiasse sta roba. Santa Maria. Sì, ma infatti non capisco com'è. Niente. Ah. E che faccio? Devo correre, mo? No, sì, mi sa che devo lasciarlo su e poi devo correre, devo fare in tempo, sì. Non so esattamente in dove cazzo devo andare, ma comunque. Ci proviamo, ma che vedevo dire? Ah, frate, dai! Corri, corri! Mannaggia tu madre le tagliole! Sta puttana! Ma tu te rendi conto? Oh, ridamma roba mia, pezzo di merda. Roba mia. Ecco. Cioè, veramente che cazzo di tempismo? E dammela una chiave ogni tanto, Dio mio! Cioè, davanti alla porta bloccata con le... Ma veramente, guarda. Sì, hanno decisamente rotto il cazzo queste tagliole, eh. Cioè, mi fanno più male quelle che... Chi è questo? A questa parte, straniero. Ah, meno male, amico mio, va, mamma chi mia. Chi è quello? Ma che ne so chi è, che te frega? Non Berlino. Vedo l'ora di fare affari con te. Ah, questo è il mercante. Bello il mercante, mi fa piacere il mercante. Tanto salva. A me sto piacere, va. Sovraspicca, capitolo 1. Bravissimo. Ma che robetta. Munizioni carabina? È che non ho. Dritta del mercante a caccia di tesori. Lo sapevi che puoi scambiare le gemme spinello? Che ricevi come ricompensa e avere in cambio dei beni di valore esclusivi che non puoi comprare da nessuna parte. Abbiamo tonnellate di oggetti utili, ma il mio consiglio principale è quello di procurarti una mappa del tesoro. Queste mappe forniscono dettagli sulla posizione di tutti i tesori nascosti della setta. Ah, io e i miei compagni ci abbiamo messo un sacco a trovarli. Con questa comoda mappa non resterai mai più al verde. Certo, dovrai addentrarti in aree pericolose per alcuni di loro, ma per te è un gioco da ragazzi, non è vero? Yes, the gods. Ma questo chi dovrebbe essere? Da dove è uscito? World of Warcraft? Benvenuto. Ah, come i veri maniaci, tutto tutta la scella, già. Vieni, ti faccio vedere la merganzia. Affari col mercante. Puoi comprare armi e oggetti dal mercante pagandolo con le pesetas. Puoi anche vendere oggetti, riparare, modificare e potenziare il tuo equipaggiamento. Richieste del mercante. Una volta completato un incarico ricevuto da una nota blu di richiesta, puoi reclamare la tua ricompensa parlando col mercante. Complimenti, straniero. Complimenti di che? Vabbè. Ho delle novità solo per te, amico. Mamma mia, questa porta portese, tiè, vabbè. Ah, ma questo come cazzo viene? Dai favelas. Tieni più ai soldi progetto. O alla tua vita. Tieni più ai una soldi. Una scelta facile. Allora, possiamo arrivare al coltello con 4.000, ma è quello buono che ci avevamo, quindi forse ci conviene. Sì, è il doppiatore di Vegeta. Sì. Chiave del seminterrato. Sì, ma a me scatarà addosso, però. Ci conviene ripararlo? Oh, Matti, ciao. Davanti è messo meglio quello che... Gli orologi falsi, ai Rolex falsi rubati. Sì, potenzia sempre prima il coltello. Ok. Posso fare altro per aiutarti? Potenzia, riparazione. Persino io sono stupito da questo lavoro. Resistenza, questo potrebbe essere utile. Perché in realtà, guardate che il coltello per gli stealth è utile, eh. Però abbiamo finito le pesetas. Un'arma ben potenziata può sopperire a ogni tua mancanza, amico. Però madonna, oh, se ma ne servono veramente tantissimi di soldi. Devi potenziare ma infatti scusate, vendo. Oh, la caraffa 12.000, gli damo.
I tuoi oggetti preziosi non serviranno a nulla nella tomba. Piadela. Senti, ma pure questa posso vendere la lacrima viola, che ci devo fare? Ah, i rubini lascio? Perché poi li combino? Ma non è che magari lo devo combinare alla caraffa? O aspetto un'altra caraffa? Ok, meglio. Ma non fai prima di ammazzare il mercante del crotale? Dovrebbe essere un'opzione. Ah, tutte e due, basta, solo due slot, due gemme? Vabbè, che facciamo? La vendiamo la lacrima viola o no? Non ho capito. Se va a vendere la lacrima viola o non ci famo caso? Cioè, ci famo qualcosa o la possiamo vendere? Ma non ce l'ho. Ce l'ho tutti rossi. Senti, il coltello da cucina io me ne libero. Ma che ci devo fare? Non c'è niente che ti interessa. No, oddio, aspetta, questo potrebbe essere utile. State carmo, sto a vedere, no? Mamma mia. Stovetti, Kinder. La lacrima l'ho messa, sì. La lacrima non ho messo. Vendi. Grazie. Come facciamo 20.000 pesetas, mica cazzi. Allora, che cosa mi consigliate di fare, quindi? Aumentare la capacità. Non dimenticarti di affilare il tuo velocità coltello. Può fare la differenza tra la vita e la morte. La chiave del seminterrato la posso vendere? Puoi vendermi qualsiasi cosa, più o meno. La potenza di non le vende le chiavi, ok. Vabbè, potenza chiaramente, sì. Modificare potenza un'arma in base alle tue necessità. Che te ne pare? Va assolutamente amico? Fatto. Un esperto come te dovrebbe poi notare subito cadenza. La differenza. Se no c'ha delle cose, lo spray però me lo faccio. Questa roba vale il prezzo. Oh, Randol, lanciami, ma non lo uso poi. Poi figurate questo. Mirino, questo potrebbe essere utile, però mirino telescopico, questo mi sa che è per il cecchino, non ce l'ho. Vabbè, allora potenziamo, dai. Ma se, che dite se potenzio la resistenza del coltello? Può essere utile? Magari non devo star spendere tutti i soldi per... Le tue armi sono in buone mani, amico. No. Lascia fare a me. Ah. Posso rivendere anche le pistole. Io aumenterei la resistenza. Cominciamo a capire quali sono i tuoi gusti, amico. Allora, cioè, capacità o velocità di ricarica. Questo potrebbe essere utile nei momenti di suspense. Il lanciafrecce ti permette di recuperare le frecce non che spari di una specie di munizione infinita. Può fare la differenza tra la vita e la morte. Questo non si fa più fan cazzo. O fammolo cedere ricarica. Se speri di sopravvivere, che te ne pare, amico? Che me ne pare? Mi pare che mi ha tolto tutti i soldi. Ma da... posso anche scambiare. Ti serve nient'altro? Ma c'ho un diamante giallo. Come ci siamo procurati tutte queste rarità? Non vuoi saperlo, amico. Torna. Io voglio sapere come cazzo fai a sopravvivere in sto posto, più che altro. Prendi l'acqua delle frecce e recuperi. Ma qual è sta cosa? Non mi sto a capire. Benvenuto. Come si chiama? Essere... Sì, lancia frecce e poi ti servirà. Lo direi sempre perché le frecce le recuperi. Ma dove sta? Dove lo trovo? Acquista. Ah, lancia frecce. Raga, ormai 10.000 sono belli cannati. I miei articoli sono tutti di fattura. Lancia frecce, non lancia fiamme. Ho letto lancia. Soldi finiti, raga. Sto su io da Sephora. Alla prossima, allora, con la commessa che mi dice: oh, ci vediamo presto, Mi raccomando, cazzo. Sì, sì. Ah, le mappe del cazzo di tesoro. Aspetta, scusa, qui che c'è una richiesta. Oh, ma perché sta impazzì? Elimina i ratti che hanno invaso la fabbrica. No, dai, ma sti cazzi, ma... Benvenuto. Abbiamo una bella. Devi ricaricare il salvataggio. Articoli in vendita, straniero. Ah, beh, ma è andato. Ma perché? No, ma sti cazzi, più dopo il lanciafrecce. Tempi duri, amico. Tempi duri. Qua non ci posso andare. Qua la strada è chiusa, is closed. E posso andare di qua però. Dove sono finito? È nata ormai, fra, è nata. Ma ra, signore, per favore. Cioè, signora, signora, per l'amor del cielo. Mamma mia, signore, che bello prannaccarci di signore, oh. Che bello prannaccarci di signore. Ma devi rialzi ancora, cazzo. Ma te vuoi abbiucca? Che personalità, Leon. Veramente... Una
personalità incredibile. C'è un po' lasciata nazista però, eh. Però vabbè. Basta guardare la ciola. Leonciola. Leonciola. Attenta che fai il bagno ai gatti. Ai gatti? Ho capito questo. Donde è res? Lo vedi che il cecchino può servire? Signore? Gli è entrato un moscerino nell'occhio? L'ammazziamo da qua sto figlio de fagiolo. A subito! Che la pistoletta, corotino! Non ti pensi di avere a che fare? Stupidello! È stata signora, mo che finaccia che fa, eh? Signora! Venga qua, signorita. Le duele la mascellita. Es porque hace tropas jocas de cholitas. Spara qua come si fa, stupido. Allora, il signore subito al menisco. La signora pure, tutti. Ah, vi dovete accovacciare tutti. Guarda, signora. Oh, ma li mortacci. E te l'amico tuo? Sparamo io su un coglione a questo. Quello. Oh 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 oh. Questo no, è buono. Ma un'altra volta ste cazzo di cose. Allora mi avete rotto il cazzo. Che si può? Cazzo porco due. Signora. Vabbè signora, ho capito che ti piace Leon, signora, però manca a paccarlo così, eh. Manca infilare la lingua così tanto in fondo, cioè. Che meno. Anche un po' meno, signora. Un po' meno, signora, eh. Capisco che sti contadini non sono granché e puzzano sempre de capra, però. Insomma, eh. Forse mi devo fare i cazzi miei. Forse mi devo fare un po' i cazzi miei. Senti, ma mo salimo. Mo salimo e buttiamo al fu. Ste cazzo. Non si apre. Un forestero! Un forestero! Ne arrivano altri. No! Ma perché cazzo del... Arriva sfugazza, arriva. Arriva esso, coglione. Aspetta. Signori, sto cercando di... Niente, niente. Si tolga! Senti, quando vi dico che mi avete rotto il cazzo, avete capito? O l'hai capito? Aspetta, fammi curava. Voglio proprio mangiarmi un uovo. Ma guarda quanta cazzo di forza mi dà! Signora, butti subito immediatamente. Ma questa rovesciamo subito tutto. Signore, torga, casottana, porco due, appena finito di fare arrosto. Allora, tu non mi devi rompere il cazzo. E la mai! Arriva esso! Ho un regalo! Cazzo! No, regà, questa è brutta storia! Sì, comunque è sempre molto facile, devo dire, eh! No, raga! Ero morta, carcola!
Ho bloccato la mia vita. Ho bloccato la mia vita in un secondo. Ero morta. Se non mi fossi curata, ero morta. Guarda, guarda. Ho capito, regà, ma... cioè, ma che cazzo ci faccio mo con tutta sta roba? Cioè, veramente che... dammi sti cazzo dei proiettili, sti bagascioni. Signore, si tolga dal cazzo, per favore. Madonna, che cazzo di goduria, oh. Ma che cazzo di goduria è? Inculagli tutto a sti pezzenti. Inculagli tutto. Mi stanno a tirare tutto. Mi stanno a tirare. Vai sopra, vai sopra. Oh, mi sembra una buonissima idea, guarda. Ecco, così mo potremmo annastare questo posto di merda, va. Ahí está. Así me gusta, sì. Ah, eccolo, un pezzo di merda. Io gli ho sparato una palla. Pesetas. Te mancan los pesetas. Cazzo di proiettili, sto. Ma vabbè, tranquilli, eh. Via dalle palle. Bene, 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 bene. Ma se vedo che ti dar cazzo tutti quanti, eh. Ancora. E bello. Comunque vi posso dire una cosa, è meglio noccarli e farli con i calci, perché occupi, cioè sprechi meno proiettili. Vabbè, mi devo un attimo abituare, spreca un botto di roba, mi rendo conto. Ma devo andare via? Il calcio è tanta roba, cazzo. Veramente tanta roba il calcio. Devo capire pure dove cazzo devo andare, diciamo, eh. Non è che io devo stare 4 ore. Ah, signor! Ma io ti... Ma io veramente non ho parole. Ma che cosa fanno? Ma questi sono matti in culo. No, scendi! Guarda che schifo. Mi stanno a tirare ancora le bombe, sti bastardi. Dai, Leon, le pigliano corpaccio secco. Abbiamo trovato la piccola chiave. E che ce famo con questa piccola chiave? La picca Marco? Sono veramente tosti, eh. Mazza, mi sono tosti. Dovrei andare sopra. Però mi sa che prima... Coglioni, come si fa? Arriva esto, arriva esto. Questo quanto cazzo è forte con sti piedi, oh. Si rende conto? Le gallinelle. Vedi, questa era un'ottima. Sì, però io non capisco dove cazzo stanno tutti. Cioè, ah, i cassettini merdosi che non si aprono. Ok, prova a andare su. Capito, ma quanti cazzo. Niente, oh, male, regà, vero? Cioè, regà, veramente allucinante. Pura signora mi tocca sta. No, regà, dai, ma che cazzo? Ma che cazzo davvero fanno? Ammazza amici tua, stupido cretino. Guarda quanti proiettili!
Cioè, ha ammazzato tutti gli amici sopra per tirarmi le bombe. Sto coglione. Roba da pazzi, guarda. Che è un rubino, ma che cazzo. Guarda, 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 guarda. Mi sa che devo scappare da qui, da sta parte. Arriva esto, arriva esto. Arriva esto, ma queste sono tutte robe posso stanno lì. Ma posso scendere? Arriva esto, andale, andale. Stupidi coglioni, vi tirate le bombe. Ah signore, vate con ste ciabatte, porco due, stai che crocs, stai. Ma guarda sta pezzente. Vattene di sotto, stupida cretina. Torna a far sugo, porco due. Ma ancora, regà, ma quanti cazzo sono? Ma era questo il ponte? Cioè, ma roba da pazzi, eh? Ma roba da pazzi. Ma signò, ma col candelo! Mortacci tua. No, regà, vabbè, ma questa è una guerra mondiale. Dai, regà, ma stanno uscendo tutti. Ma, raga, scusatemi, Ciao, Only. Ma è una roba... Cioè, non so... Ma non so quanti cazzo ne avrò ammazzati. Cioè, ma davvero fate? Ma avete rotto di coglioni? Oh, ma vedo io dalle palle. Ma quanti devo ammazzare? No, raga, c'è da pazzi, eh. Questi devi sparare in testa. Ma sono finiti, raga? Buonasera Ale, scusate non vi ho potuto leggere perché qua era... Cioè sono finiti davvero, ma quanti ne ho ammazzati? Mica se ne mangiavo tutti i knickknacks mi ricoveravano. Avrò ammazzati 20. Porca puttana, oh. Ma questa è una roba da folli, eh. 23, 36, li ho contati io tutti. Mamma mia, regà, oh. Pazzi. Ancora. Non è possibile. Ma non è possibile. Non è possibile. Quanto stavo la signora? C'è la signora avvelenata, non lo so che cazzo vuole. Ma in tutto ciò io mando cazzo devo andare. Dove sta la signora? Non la vedo. Stava sopra un barile. No, da qua c'è, ci salivo io. Eccolo. Ecco come ci si arriva. Ah, un bello spinello. Ma dove sta sta bardracca? Ma dove sta sta scema di guerra? Io lo giuro non capisco. Non capisco dove mi arriva. Sopra a destra. Ma io in tutto ciò adesso, ma dove cazzo devo andare? Cioè, qual è il mio scopo? Devo guardare la mappa forse. Devo guardare la mappa per andare a dove esattamente? Ritornare indietro dove sta il mercante e inserire quel medaglio. Ah, ok, quindi non se va avanti. Oh, ciao Grim. È fighissimo sto 3-4, regà, veramente pazzesco. Queste veste vecchie de merda che devono rompere i coglioni. E mo è sparita. Tra l'altro penso di aver preso tutto, quindi... Cioè, devo tornare indietro praticamente. Dove stavo qua e inserire sto cazzo di robo. Schifo, ma che è? Tutti quei cosi viscidi che escono fuori dalla... Cazzo, da dove? Signora è la stessa di quando arrivano i ragazzini e giocano a pallone sotto casa, esatto.
Oh, mamma mia, fatemi salvare, a parte che c'è l'autosave, però fatemi salvare comunque. A parte che ora abbiamo solo il meglio. State zitto, mamma mia. Scusate, ora come faccio a cioè, vedi, mo so piena di rubini, però non c'ho un cazzo per incastonarlo, quindi non mi conviene. Allora, sto gioco mi sta piacendo un sacco, intanto, per farvi, sono ormai sono due ore che giochiamo, quindi vi posso dire che mi sta piacendo veramente un sacco. O classico Resident Evil, in realtà, non ha grandi cose nuove, però ci piace anche per quello, perché ormai quando ti piace Resident Evil te lo vuoi giocare, e te vuoi giocare comunque ambientazioni, storie diverse. Questo è veramente molto figo. No, non ti conviene venderli da solo, allora aspetto qualche brocca antica. E mi sta piacendo tantissimo. Tra l'altro hanno fatto un lavorone della Madonna, della proto Madonna proprio, con la grafica l'hanno rifatto benissimo. Ah, collane, ok. Io direi che andiamo, non possiamo fare niente al mercante, no? Possiamo andare qua, però. Oh, finalmente possiamo a ruota. Ma scusami, Ah. Ah, perché praticamente okay. Compra la freccia. Ah, la spara freccia? Okay. Posso comprarla. Sono arrivata al castello, ma non mi ricordo di nessun castello, quindi no. Benvenuto. Lancia frecce, questa comprare? La prima, 10.000. Ciò che vedi. Io purtroppo, ragazzi, ho dovuto iniziare oggi a giocare, perché prima per comprare quest'arma ci vogliono tanti soldi. Anche un sì, ho iniziato adesso, purtroppo, perché dovevo che ne so, raga, mi ha detto che questo recuperi all'infinito le frecce, ma non c'ho un cazzo, non ce l'ho le frecce. Tieni più ai soldi o alla tua vita. Vabbè, immagino mi servirà dopo. Facile. La carabina di conviene perché c'è il mirino in offerta gratis. Cazzo, è Amazon. Ma non c'ho più. Non c'ho più un cazzo, raga. Non posso più. Allora, questa è una lancia frecce. Grazie, mani, Davide. Amico. Grazie mille per i due mesi, baby. Grazie infinite. Ciao, questa lancia bellissima, frecce. Lo sto giocando anch'io. Raga, che ne so, mi avete detto super top. Questa top la devi assolutamente prendere. In 13. Bene, che posso fare per te? Raga, che ne so io, mi avete detto che è forte sta arma. So che dirvi. Kitty in estremo se l'è fatta tutta con lancia frecce. Torna presto a trovarci. Ah, ok, sì, è utile perché recuperi le munizie. Eh beh, effettivamente sì. Colpa di Frengo. Vabbè, vediamola, se poi non ci piace. C'hai tre frecce. A parte che adesso è inutile usarla perché sto proprio qua dietro di te. E te fai ammazzare un attimo, magari. Oddio, guarda che intreccio di. Oh! Vedi, signore! Ma potevo pure accarci sto coglione. Oh, le frecce. Questo è freccia nell'occhio. Pazzesco. Poi avevo lasciato qualcosa? No, non credo. Ma signor porco due, guarda. No! Mi sono sbagliata! Pensavo avessi lancia freccia. Grazie, mela verde. Grazie mille, baby. Grazie infinite.
Ho sparato un proiettile di fucile a pompa e manco io ho fatto un cazzo. Cioè, vabbè, almeno l'ho ammazzata. No, neanche. Cioè, neanche, capito che cazzo sto di babba. Rabino, trabino, trabino. Che faceva poi? Qualcosa che mi può essere utile? No, raga, oddio le trappole. Cioè, sono finita. Sono una persona finita, praticamente. Rottami L. Io porto una S, però vabbè. L oversize. Buonasera, Sgrutu. Buonasera a tutti. Tu fai sempre breccia se dall'arco scagli una freccia. Oh, zaffiro blu. Ma se troviamo una brocca so cazzi del mercante. Lo svuotiamo proprio. Lo sbotamo. Gioco Rubin Hood 2002, mi sento vecchio. Non me lo ricordo il gioco di Rubin Hood. Capirei, queste trappole mo sono tutte mie. Sono todos los mias. Guarda, 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 guarda. Ci sarà qualcosa qua? Perché mi fa salire qui se non è utile? Che odio quando fanno così, guarda, veramente. Non c'è nulla. Bene, direi che possiamo andare ad ammazzare altri figli di puttana. Sempre che loro non ammazzano me prima. Senti, ma l'ho recuperata la freccia di prima? Io l'ho lasciata impiantata lì. Sì, infatti, Luca, no, potrebbe essere utile. Ok. Oh, a parte di grazie. Rodina ammatti. Con annesso di pernacchia. Hai fatto partire l'hype train. Saluti nomati PRRRR. Hai fatto partire l'hype train. Tra l'altro sì, oggi c'è zero incentivi. Cioè proprio così. Fate sub. Va bene lo stesso. Cioè, io sto qua proprio solo per giocare oggi. Quindi vi ricordo per la prima volta dopo 4 ore di live che se volete potete abbonarvi, potete abbonarvi gratis con Amazon Prime, mi raccomando, è partito anche un meraviglioso hype train, se volete supportare ricordatevi che se avete Amazon Prime avete una sub gratuita ogni mese che potete fare, oppure potete anche farle con altri mille metodi, oppure potete anche pagarla, la sub costa 3,90€, una cosa del genere. Per supportare è una grandissima cosa. Ringrazio tutte le persone che lo fanno. E niente. Oh sì, vabbè. Aspettino. Vi le togliete subito dal cazzo, ti giuro, Ti ho fatto un po' male, almeno. Ma le mortacci tua. Porco due! È morto? No, regà, dai. È immortale? No, regà, ditemelo subito se è immortale, perché... Cioè... Finalmente. Oh raga, ma questo mi manna rovinata, mi manna. Ma questo mi manna rovinata, mi manna. Ma mi ha fatto sprecare due bombe, 4000 fucili a... No. Mi manna per stracci sto tizio. Grazie Melo, ciao bello. Ah, le bombe servono solo a... Ho capito, però porco due. Qua ci sono già stata. Maremma maiala. Cana. Ma poi non so, ci c'ha fuori lui, ci c'hanno fuori tutti. Non ci devo fare niente. Ma l'altro tizio non mi droppa un cazzo. Sparito nel nulla, pure lì per spa. Ecco qua. Non è schifo, sti bracci, questi cosi. Veramente è incredibile. Oh. Che mondo stiamo qua?
Bella sta casetta. Carina, caratteristica. Sai che non si può aprire? Lo stomaco presentime. Niente. Metti via le bombe per i boss come lui. Ma tanto non le uso, ma... Oddio no, forse le ho usate prima, c'era un botto di gente e l'ho usate un po'. Non abbiamo la chiave di un cazzo proprio. Un cazzo. Andiamo avanti per qua. Non so dove andare. Oh, queste cazzo le tagliole però, le taglioline. Ma dove stiamo andando? Frattatissimi. Mamma mia, ricancio più munizioni. Anzi, fammi vedere un attimo che c'è sto. Fammi vedere se posso creare qualcosa. Ecco. Quanti ce n'ho? Munizioni mitragliatrice. Ma ora io che cazzo ci faccio con le munizioni mitragliatrice? Posso fare questo? C'ho un po' di roba. La porta su retro. Molto bene. Torna indietro. Non si è andata su Atra. Mi sta salvando. Mi pare a... Mi pare a casa di coso. A casa di coso. Fatemi un attimo. Mette, accende la luce perché ora comincia a diventare buietto. E non si vede più una sega. Ciao, cappella. Se riesci fai rossa, verde, gialla, delle erbe. Aumenti l'energia massima. Ok, top. Accendiamo la lucetta, va. È giunto il momentus. O meglio, se no mi vedete proprio un cazzo. Ok, allora quanto vogliamo tirare ancora qua? Come vogliamo dividere... Come vogliamo dividere la pausa cena? Che ora vogliamo fare pausa cena? Sto capello non si sporca manco a pagallo. Chiaramente no, schizzi di sangue, di terra, di cose. No, non faccio niente, però dovrei fare una pausa cena. Ma c'è una luce pure qua. 20, 20 e 30, tra un'oretta. La facciamo 20 e 30, pausa cena. 20 e 30 e poi fino a mezzanotte tiriamo. Poi la sera, dalle 9 alla mezzanotte, 10, 11, un'altra, tre orette. Comunque sta a volare il tempo, regà, non so a voi, ma veramente fa pazzesco sto gioco. Quando ci stanno i giochi così fighi che hanno una storia, poi nuovi, così, capito? Quando hai fame tu? Ma io direi che per tra un'oretta ci può anche stare, sinceramente. Tra un'oretta va benissimo, facciamo una mezz'oretta di pausa, giusto così per staccare, e poi ritorniamo su Resident Evil. E ricordatemi dopo di attaccare anche la live su TikTok. The Shinobi, ciao. Verde più rossa, full vita. Rossa, gialla, verde, full vita, più up della vita max. Era gialla più verde, cura e vita max. Vabbè, dopo lo riguardiamo insieme. Oh, ho fatto un po' a Kazium de Ganem. Ah, eccolo, vedi. Ottenere munizioni per pistola aumentata. Ah, vedi. Virri. Vabbè, ormai c'ho più un cazzo, quindi le munizioni per mitragliatrice e sta roba qua non le facciamo perché... E mo che cazzo ci servono sti cosi? La vita max è un integratore. Aspettate raga, vado un attimo a posare sta roba di qua, arrivo subito, eh. Sweet.
Mi sono messa un piccolo giacchettino perché cominciavo ad avere freddino. Ciao, ehi Erim. No, ma stavo bene fino a prima. Però, oh Sab, davvero Erim, grazie. Grazie mille, carino. Grazie infinite. Grazie per la sabbina. Freschetto, beh sì, a mezze maniche. Comunque non è che faccia ancora tutto sto grande caldo, ecco. Tra l'altro, anzi, in realtà è proprio rinfrescato di brutto. La fa anche abbastanza freschino sti giorni. Io non trovavo le gomme. Dico, dove stanno le gomme? Dove stanno? Stavano qua dentro. Ah, ho visto. Buonasera, Polo Nero. No, oggi si stava bene, però sera no. Bella casa. Sarà l'invidia di tutto il vicinato. Le gomme sono finitissime. Che è piccola. Comunque pare troppo a casa di madre Miranda, raga. Però non fa pipì, non fa popò. Vecchie foto. Basta, è tutto il commento che hai da dire su queste foto. Vecchie foto. Bravo, patato, la casa di Luisa, no Miranda. La casa della signora Luisa, cazzo, che poi viene completamente spaccata. E questo? Lui è meglio di Ethan, sì. Questo è un enigma. E dove la troviamo la soluzione? Fantastici. Dove la troviamo, fenomeni? Fenomenelli? Forse sopra? Piano di sopra? Ah, una meravigliosa cucina e con un uovo di gallina dentro. Mi sembra... Ma che cazzo? Dai, ma è tipo una marmotta, una cosa. Sopra, vedi? La soluzione è dentro di te. Abbiamo anche una meravigliosa macchina per salvare. E salvamelo. Ciao, Pancrai. Una meravigliosa macchina. Illuminados 4 dos pontos 3. Ah, ma quello è il mercante. In venerazione del padrone, le persone hanno offerto in dono i loro possedimenti più preziosi. Dal vecchio contadino il grano più pregiato, dall'esile porcaro. Che vuol dire dall'esile porcaro? Il maiale più robusto, dalla povera mendicante il suo amato bambino. Il padrone ha accettato questi doni con soddisfazione. A porcaro! C'è più un maialotto, porcone. A porcaro! Palese non è questa la chiave, che dici? Ma dove sta? Dove dovrebbe sta? Ah, quella è la soluzione! Adesso mi è venuto in mente! C'ho avuto un flash! Corporcaro! Allora, dal vecchio contadino il grano più pregiato, dall'esile porcaro il maiale più robusto. E il bambino. Grano, maiale, bambino? Proviamo. Grano, maiale, bambino. Pros vamos. Grano. Maiale, questa è una mucca. Bambino. Vabbè, troppo facile. La sfera di cristallo con un po' di punti neri sopra. E c'è la frusta. C'è la frusta. Oddio Cristo. Whee! No! Arriva. Vabbè, ma porco. Oh, mi pia sempre. Mi pia sempre. Ma sto malissimo. Ma sto malissimo. Ma mangiate subito un uovo. Ma da dove cazzo è uscito fuori questo? Però che coglionio. Abbiamo sbloccato la porticina qua. E però comunque non torna perché fanno i colli così perché boh, faceva figo. E mo siamo riusciti da davanti. Che cazzo ci famo con questa cosa?
Ah, la cavese che devo parlare, devo sparare, lo so. Magari devo uscire fuori? Faremo il coltellino parte 2. Sparky, ma fa... Guarda, ce l'avevo a ca... Mentre giravo il coso, sapevo, dico, guarda, ma come la pio pare patta, eh. Guarda, va tutto storto, vai. Ah, no, la strada di cristallo può andare sopra? Che dite? No, è stronzata. Anche meno, però, Anche molto meno. Sì, può andare... Vai, ok, posso. Andiamo a prendere la sfera di cristallo e metterla qua. Dai, sì. Cosa? Mi piace, si sentivo il pasto cappellate. Sì, mi piace. Hello, motherfuckers. Che c'avi, mio, qua? Cronache del villaggio. 10 ottobre, clima ultimamente strano. Il grano appassisce, le mucche dimagriscono. 8 dicembre, la gente mostra i segni della fame. È vero, ci mancano le risorse per lavorare nei campi, ma bisogna obbedire incondizionatamente agli ordini di Lord Sadler. 30 gennaio, 30 persone sono morte di fame e 5 mucche verranno macellate. I patriarchi si riuniscono per sorteggiare altri 6 prescelti per Lord Sadler. Aprile, altri 8 oggi. 4, 11. Due stranieri che si erano persi vagavano nel villaggio. Li abbiamo portati all'altare per il rituale. Oggi non c'è bisogno di sorteggiare nessuno. Terribile, terribile. Comunque, le storie si ripetono un po', eh. E questo mi sa che è padre Sadler là, no? È la camera da letto di Luisa. Oh, sta chiave. Oh cazzo, qualcosa mi dice che succederà qua. Che cazzo de brutto. No, Shinobi. Padre Maronno. Il tuo sangue ha colto il dono. Oh, è arrivata la fregna. Ora si balla. Oh, meno male, va. Ma è Ada? Ma che Ada? Ma Ada non era morta, scusate, eh. Scusata, eh. Sì? Dono nel mio sangue. Ma certo. Che gli ho dato il dono a lui, cioè. Come fai a non dargli il dono? Io vorrei capire come fai a non dargli il dono a questo. Ah, ecco sta stronza, pronto? Mi chiamo Condor 1. Ho trovato delle informazioni su Luis Serra. Sembra facesse il ricercatore per la Umbrella. Umbrella? Avrei dovuto lasciarlo marcire in quel sacco. Mando un elicottero! Da un'occhiata, ma Aquila Reale è la priorità. Ricevuto. Passa e chiudo, stronza. Magari ti ha cagare l'affischio. So quale è la tizia. Comunque, Sioli. Ma allora, posso dire una cosa? Non ci sto capendo un cazzo. Non sto capendo un cazzo, ma non di questo gioco, ma di tutto il percorso. Quindi qua mi dovete un attimo dare una mano, perché io non sto a capire un cazzo. Allora, ripeto per la 500ª volta, io non ho mai giocato Resident Evil quando sono usciti, ok? Perché ero piccola, perché i miei non me li compravano, perché mi cagava sotto, insomma, vabbè. Li ho visti giocare, non sono mai riuscita a dargli una continuità, a capire il primo, secondo. So che ce ne stanno tanti, ma me li sto recuperando adesso che stanno facendo remake. Ok? Benissimo. Finora abbiamo giocato all'1, al 2, al 3 e al 4.
Vabbè, il 7 poi, il village, però forse manca il 5 e il 6, non mi ricordo. Questo è il 4. Però noi abbiamo giocato a tutti quelli prima perché hanno fatto i remake. Ma questi, questi capitoli hanno una continuità? Ok. Sono alcuni che sono collegati, altri no, perché io non so un cazzo. Non capisco come sono collegati, non riesco a capire, nonostante adesso io li abbia giocati, se li stia giocando, non riesco a capire se c'è effettivamente una correlazione, una continuità. Ah, il 2 è quando ci era lui. Cioè, non riesco veramente a dargli una continuità, non ce la posso fare. Nel 2 c'era Mister X, nel 3 il Nemesis. Ah, c'era roba nella stanza, Cristo. Ma scusa, ma non l'ho vista. Ho già salvato, ho finito il capitolo. Come fa a morire che c'hanno, che gli dà ste sportellate ogni volta. Ma raga, ho già preso tutto nella stanza. Ho preso tutto nella stanza. Ah no, scusa, i proiettili. Erano rimasti solo quelli, va bene così. Wesker è il problema, devi sapere solo questo. Devi sapere questo. Vabbè, vi salviamo, dai. Io pure sono un po'... fobica. Li ho finiti tutti i remake che hanno fatto, li ho finiti tutti. Infatti quello del Nemesis c'entra un cazzo con questo. È più simile anche lui che sembra un po' Mr. X. Li ho rigiocati tutti perché li hanno rifatti. Oh. Oh no. Anche tu, eh. Eccolo cagnettino carino. È un uovo, Cristo. Eccolo cagnettino topino. Fai attenzione, amico. È pure un amante degli animali. Cioè... ok, avanti. Oh, basta con ste cazzo di tagliole, eh. Mi sa che questa era una cosa extra da fare. È possibile che adesso ci verrà tipo ad aiutare il lupetto. È l'uomo perfetto. Cazzo, sì. Mi puzza di aiutino. Mi puzza di aiutino extra. Ma in tutto ciò, Ada, ando cazzo sta? Ando cazzo sta, Ada? Ci ha salvato e poi è andata così nell'ombra, tipo Milord. Il mio lavoro qua è finito. Ciao, Ness. Ha fatto diverse ricerche che hanno portato alla creazione di virus e modifiche che zombifica le persone, ma cercavano l'importatilità. Il problema è che il primo della serie è in realtà la fine dei loro esperimenti e che ora stiamo ripercorrendo indietro. Ok. Il 2, il 3, il 4 e il 5. Comunque potevano fare un attimino più. Cioè, in realtà ci sta, eh. Tutte le varie situazioni che si sono create, sempre correlate al fatto dell'esperimento degli ombrelli. Ciao, Chantecler. Benvenuto, grazie, mi fa piacere. Adesso però mi hai messo in testa questa. Volevo dire l'immortalità. Siamo ritornati al villaggio dove hanno bruciato quello di prima. E quindi? In villaggio ti spiegano proprio l'origine di tutte le cose. Sì, me lo ricordo che in villaggio c'era trovato tutte quelle cose là. A mondo d'Anna? Piccolo spazio pubblicitario. Erca, ma... cosa? Ma che cazzo c'hanno sti cani in bocca, porco due? No, regà, aiuto. Mamma, pure i cani hanno rovinato, sti stronzi. No, regà, quei cani non sono capace. Sono capace minimamente.
No, è finita. No, vabbè, è finita. Guarda, ma che infami. Fuori uno. Fuori uno, ne ammazzai due, già ricoglio, manco sai contare. Basta! No, ragazze, po'. Non posso veramente sprecare tutti questi proiettili per sti cazzo dei cani, davvero. Non ce la posso fare. Non manco più le cure. Ma fermo! Ce l'ho le cure, ce l'ho. Cioè. Ma pure i cani c'hanno le monete. Ma che cazzo, cioè. Ma come vanno in giro questi? I cani che tasche. Vabbè. Vanno in chiesa. Se ce invece fanno arrivare. Non mi piace affatto sta storia. Ma qui prima non ci sono entrata perché sono un po' cogliona, eh? Sono un pelino coglionella, eh? Ma signora, cosa fa? Final! Final! Te buscavo! Asci sua, sta bastarda. Con la scetta. Ma io c'ero già entrata qua. È risuscitata la signora. Oddio santo! Dio santissimo, la porta si è portata via dalla signora. Ammazzalo! Ammazzalo che si trasforma sto coglione. In VR? Ma quando quasi da in VR sto gioco? Fanculo, va. Lei comunque non si resa conto nel cazzo. Quella urla. Ahi, e sta! E sta proprio ahi! Da dentro nel pozzo, perché qua non me ci farà mai entrare. Ma no, invece posso entrare anche qua. Perché mo c'ho la chiave de Todos los Portones. Ma che cazzo fanno? Ma mo mettono le bisce nelle cose. Io non ce la posso fare, guarda. Ma che cazzo? C'era un serpente. Ancora si bisce? No, raga. Che è sto coso? Ma dove cazzo stiamo? Sento le bisce. Lo senti? E senti? Ancora sto coglione. Un'altra biscetta. No, portalo da cucina. Le devo uccidere. Se le trovo le uccido. Illuminados. Dormi bene e prospera, bambino caro, mentre il tuo corpo cresce. Le due madri cucineranno nuovi indumenti apposta per te. Con 7 quintali di grano e mezzo bovino al giorno sei già più grosso della tua culla. Prospera, bambino caro, ancora di più. Per il bene dei tuoi fratelli e sorelle che non possono farlo. Che ansia. Mio Dio, ma questa mesa che è tutta la gente che è stata ammazzata per la carestia. Scusate, ma di che cazzo è sto teschio così grosso? Perdonatemi. Non mi rasserena per niente sta storia.
Ah, uno spray, capirai. Questo non mi rasserena per niente, manco questo. A scala. A scala. Eccola sta cazzo de biscia. Ah, c'è il mercante qua. Stanco di restare sempre senza munizioni. Allora io ho quello che fa per te. Lancia frecce, la vera soluzione, amico. È questo qua. Effettivamente il lancia frecce è tanta roba, eh. Ho un po' di novità. Proprio per una questione di... Vieni a dare un'occhiata. Che volemo fare? C'avevamo 8.000 monete. Benvenuto. È vero, cazzo. Ho delle novità solo per te, amico. Acquista mirino telescopico spray. Allora possiamo potenziare qualcosa. Oh, che un'arma cazzo, 15.000 ben potenziata può sopperire a ogni tua mancanza. Dai, vediamo un po' se possiamo vendere qualcosa. Scusa, ma io prima che trovo una brocca, preziosi non serviranno a nulla nella tomba. Prima che trovo una brocca per mettere insieme sti cazzi de cose, no? Spoilerate cose che accadranno a breve, mi raccomando. Perché è un piccolo spoiler. In realtà, però vabbè, manco troppo. Non vendere, non vendo un cazzo. Posso fare altro per aiutarti? Non lo so, il signor della croce. Allora. Signor della croce qualcosa. Ma che cos'è sta mappa del tesoro, regà? Non ho capito dove cazzo dovrebbe essere. Dove sta sta mappa del tesoro? Benvenuto. Ciao, per Mario. Cioè, acquista. No, scusa, mi sono sbagliata. Estensione valigetta. Progetto fregione. I miei articoli sta. Sono tutti di fattura eccellente. Ah, classico. In scambia. Ma vuole un coso. Ma me vale la pena. Ci sono cose che i soldi non possono comprare. Ma ne vale la pena, regà? La prendo? Se ne vale la pena, sì. Ne hai 4 di cosi rosa. Ah, pure il diamante giallo. Che faccio? Provo. Hai un debole per le cose preziose, eh? Così. Sì, così, baby, sì. Cazzo. Abbiamo una torna porcone presto sto mercante. Trovarci. Sì. Mi sono scordata qualcosa dentro? Guardate, ma il pozzo? Ma ci si poteva entrare? Nel pozzo? Io non ci ho proprio fatto caso. Può darsi che ci si poteva entrare nel pozzo. Eh sì che ci si può entrare nel pozzo. Ah, ma così ci andiamo? Madonna che schifo però, signor. Mamma mia che schifo. Cristino, c'è qualcosa nel pozzo, no? Oltre che la puzza di culo e di pesce. De morto, chiaramente de morto. Non c'è nessuno qua? Mi fa specie, eh? Mi fa specetta, eh? Mi sa che qua ci potevo entrare pure prima, lo sai? Basta, finito, non c'è più un cazzo. No, aspetta, scusa, eh? No, da qua io vengo. Ma stanno sopra. No, non è vero, dall'altra parte devo andare. Mon Dieu. Ciao Cristi. Ah, ok, questo è un altro. Un'altra uscita. Ma io non ce la posso fare. Ma io non ce la posso fare, raga, con sta vita così. Mi sono persa, ando cazzo sto? De qua, donna. Che figo comunque che c'è il tramonto. Però porca, c'è la puttana. Un altro pozzo, cioè no, ma prima non ci stavano sti pozzi. Guarda là che roba. Eh sì, perché praticamente
È l'unico modo, mi sa, che c'è per... per ritornare qua, perché poi sono tutte chiuse le strade. E infatti siamo tornati. Va bene, ok. L'importante è che abbiamo capito... cioè, che ci siamo fatti tutto senza lasciare niente indietro. La biscetta del merda mi mette un po' all'ansietta, ma... oh, ma questa l'avamo lasciato? Oh, c'è il mio pesetas, sta buono? Sta buono, c'è il mio pesetas? C'è il mio pesetas, benvenuto. Buono? Benvenuto, bene. Oh, che posso che fare? Che potenziamo? Possiamo non potenziare la spara frecce? Non dimenticarti di affilare il tuo coltello. Può la fare la differenza di Resident Evil tra la vita e la morte. Ah, usa la mappa. Oddio, regà, non mi vado a tornare indietro. Ci ritorniamo poi. Normalmente out of the loop, che cosa parla Re? Minchia. È la solita storia di Re, ogni Resident Evil è ambientato in un posto diverso. Ciao Carmen. Sì, Cristi, perché praticamente oggi è il mio day one di Resident Evil, perché è stato venerdì, ma io venerdì non ero live e quindi ho deciso di farlo oggi, che è domenica. Il coltello dal mercante si ripara. Io l'ho riparato qua. Ciao Sneverone, buona cena. Che faccio? Posso usare qualcosa? Potrei potenziare lo sparafrecce. Lancia frecce, come cazzo è? Non c'è niente la che potenza ti è il raggio d'azione. Straniero. Se poi te ne penti, potrebbe essere tranquillamente che me ne pento. Non vi convince? Oh, ti sarà... Fai come credi, straniero. Stronzo, pensavo che mi dicesse. Le mie tre lettere c'erano. Esatto. Ci sono varie strade da vivere. Tu sei un agente speciale che deve sopravvivere, sì. Quella è la morale della favola di tutti i Resident Evil, sostanzialmente. Però è carino che hanno cambiato sempre l'ambientazione. Questo la è il castello? Ce l'ho fatta. Questa è la chiesa. Meno male, è sempre quella la stessa sorta. Che cazzo è Bloodborne, regà? Mi pare Bloodborne. Pare il primo boss di Bloodborne. Mamma mia, che ansia. Come si chiamava? Oddio. Calmo, voglio vedere la mappa. Senti, ma la mappa del tesoro... ah, qua ci stanno... ah, vedi, praticamente è un'integrazione della mappa normale dove ti fa vedere tutti quanti i tesori. Che storia. Buonasera, Maria So. Buonasera, Shurelia. Ma sono stati tutti fighi sti remake, eh? Tutti fighi sono stati finora. Niente da ridire. Siamo arrivati alla chiesa. Meno male che li stanno facendo. Ma meno male. Quando sta la donna, oh? Condor 1 a Nido. La chiesa è sigillata. E Aquila Reale? Negativo, ancora nulla. Ma di certo si sono preoccupati di chiudere bene. Capisco. E posso anche immaginare perché l'abbiano fatto. Lei cazzo te frega, te sta in ufficio. Riuscirò a entrare. Condor 1, chiudo. Stronza. Il prete è andato in ferie. Ah, beh, capirai. Ciaone. Toccherà a trovare mille robe. Ma Adona, cioè, è venuta a salvare, poi è sparita nel nulla. Cioè, proprio nessuna traccia. Speravo di riuscire a parlarci un minimo. Col culo sopra te a mangiare i ciambelle. Chiaramente chiusa. Chiara, chiaramente... è chiusa. Io chiaro sentir tus labios. Oh, finalmente posso aprire un cazzo di cassetto. Ah, ma perché ci stanno i diamanti qua dentro. Beh. Che dice? Tenetela chiusa nella chiesa fino all'orario stabilito. Ma
Scusa, ma questa non è quella che stava all'inizio, che palesemente stavano ammazzando? Cioè, palese proprio. Rogna proveniente dall'esterno. Ah, è saltata. Una rogna proveniente dall'esterno è qui in cerca della ragazza. Trasferitela in chiesa e restate in attesa di ulteriori ordini dal nostro Signore. Nel frattempo tenete ben chiusa la porta. La chiave sarà custodita nella caverna sul lato opposto del lago. Siamo al lago. Il mostro si occuperà dello stupido intruso. Il lago. Speriamo che non ci siano altre sorprese. Sì, dici, speriamo, secondo me no, dai. Palese no, mon dieu. Non lo so se c'hai Anna, ma io non, cioè, non devo finire qua, dovrò andare avanti, no? Quindi immagino che vabbè, dai, ci devo andare, perché dove... Grazie, Bertuo. Grazie mille. Ok, dai, pensavo fosse più... Ma che c'è stava qualcosa là dentro? Mi sono persa? Mi sembrava di aver visto una X, no. Vado in cantina a cercare l'uvino, patato, sì. Ah, intanto, cominciamo subito ad aprire ste shortcuts. Che almeno... No? Vi piace come idea? Ideona, Unica cosa è che io adesso, cioè, sto qua. Qua devo andare al lago. Quindi ti dico la verità, secondo me sopra bisogna esplorare. Ciao, enjoy! Ho intruppato il mouse. Sì, il mouse. Il pad è disaperto tutto qua. Blu. Entriamo qui e vediamo che cosa c'è, perché secondo me potrebbe esserci qualcosa di esplorazione. Non era qua la strada giusta. La strada giusta è di là, al lago. Quindi è probabile che in realtà bisogna... fa qualcosa. Quei due gemelli traditori sono lì a quella setta diabolica e per questo non meritano di riposare in pace. C'è qualcuno disposto a distruggere gli emblemi incisi sulle loro lapidi? Come quello di prima. Sì, però datemi una brocca, qualcosa. Sono piena dei gioielli e ci sto a fan cazzo. Sto giocando a Resident Evil 4 Remake, uscito questo venerdì. Io lo sto giocando oggi per la prima volta perché... venerdì non c'ero in live e quindi non l'ho giocato proprio. Granata stunnante. Buono, not bad. Oh boh, secondo me bisogna andare al lago. Sento rumori, ma non bisogna andare qua. Le secondarie te danno gli spinelli. Il problema non è tanto farne, ma capire quali so. Perché, cioè, quella di prima, l'unica che ho fatto con le gemme là. Ok. Ero riuscita. Ma in teoria dovresti venderli gioielli. Sì. Però se li vendi appiccicati agli oggetti, tipo le brocche, li vendi a molto di più. Se che stas ahí. Ahí va eso. Tacci tua. Ma sto bastardo. Ma come più fuoco. Ahí va no. Eso. Date fuoco? Si è dato fuoco davvero? Vabbè, raga, numero uno, con questa proprio, cioè, number one, basta. Dove vai, signor? Fermo, signor, non scendere! È pericoloso! Però pialo uno, sì. Comunque sto a fare dei trick esagerati. Grazie, Giulia. No sense. Oh, su una palla che ho sparato. Oh, ti togli, porco due.
Organizzare bene le risorse. Stai zitto, dai, pari mi madre, organizzate casa, mi raccomando. Allora, fermo, calmo, devi stare calmo. Devi stare molto calmo. Famose queste, va, che ce ne abbiamo pochissime. Ah, potremmo pure farse queste, daglielo tutto. Allora, quindi erbetta più erba rosa, che cos'era? Che perché mi sa che mi posso fare solo questo? Poco da fa. Oggi penso che giocherò solo a questo. Sì, pensavo di fare altro, ma mi sta prendendo talmente tanto sto gioco che non penso che farò altro. Successo che a me me l'era andata per studiare. Successe tanto che non siamo andati avanti. Sono successe cose. Comunque devo dire che qua ho fatto una vera giocata, eh. La so gestita bene per una volta. Per una volta nella vita mia. Ma un'altra vipera! Ahí está! Ahí! Ah sì, me gusta sì! A me me gusta staccartere la testa! Via dalle palle! Via dalle palle! Stupido cretino! Che perché mo ma dovrò vedere quel cazzo de mostro là, lo so già. Ma sta vipera ha smesso di rompere i coglioni? Spray, combini con l'erba verde sempre. Sta vipera che ansia. Dai, vai. Dove mi ha tirato roba? Ma signor, ma te ne vai! Porco due! Ma ti togli! Viva Eso! Tasci vostro, guarda sto bastardo! Quanti cazzo ne... Coglio! Coglio! Coglione! Ma signor, te togli con ste crocs, porco due! Pure fuoco, guarda, pure questo è stato da fuoco. Comunque devo dire che è bello difficilotto sto 4, eh. Mazza, impegnativino, eh. Impegnativello, eh. I nemici sono tanti e sono pure stronzi da manna giù. Parecchio ostili. Ma in Spagna ci sono i quartieri napoletani. Come stiamo messi a salute? Vabbè, passiamo di qua da sopra allora a sto punto. Allora, da qua... No, non è inutile perché sarebbe chiaramente la stessa parte praticamente. Però qua no. Trovate che il campo visivo sia piuttosto... Sì, molto. Ci stavo a far caso pure io questo. Stavo facendo caso anche io a sta cosa. Ma infatti non so se si può... Delle volte si può anche ingrandire, sai? Perché me sta decisamente a triggerà tantissimo. Non si può cambiare? Dov'è che si poteva cambiare? Accessibilità visuale, forse. Visuale gioco. Visuale gioco, che cazzo vuol dire? Visuale gioco, accelerazione. Campo visivo. Cristo santo, un po' ampliamolo. Funzione sensore movimento, che vuol dire? Oddio, invece potrebbe essere utile. Sì, un pelino. Non so che cosa cazzo ho toccato, se no ho fatto un macello. Un pelinetto. Poca roba. Niente di che. C'è una tavola indemoniata. Ahí está. Magari è. Te voglio. Te
voy a matar. Sì, no, meglio di niente, per carità. Carità, meglio di niente. Cazzo, ma da dove... Ma dove è uscito fuori questo? Ma perché? Perché è così bassa la visuale? No, non mi piace questa cosa. Al sensore movimento assolutamente tolto, perché mi sta assolutamente bloccando la visuale. Vediamo pure l'oscillazione, va. Riesci, mira la testa, che è così possibile di fare un critico al nemico e gli fai spadire. Ma ci provo, solo che difficilissimo, cazzo. Carli piani in testa. C'è qualcosa? C'è qualcosa, sì. Sì. Olè. Bene così. Probabilmente da là si passa, da qua non so che cazzo, sarà una shortcut per dopo, boh. Verem, verem. Oh, un quarto d'ora poi facciamo una pausa, che io pure sto un po' a buccetta, Sto un po' la buccetta di riso, Tutti sti costi, richieste blu, non capisco come bisogna farle. Guarda i soldi, oh. Devi essere bello grosso per usare questo. Non ti piace, a Resident Evil mette sti giganti impossibili da battere. No, due colpi in maglio non se li prendi. Io sto giocando col pad, non sono capace a mirare, non riesco. Io colpisco alle gambe per far che? Per noccarli almeno, perché ho un range più elevato, e poi li ammazzo col calcio. Allora tolgo il motion blur. Blur. Togliamo blur. Certo, vabbè. Diciamo che più o meno so dove vanno a parare con Resident Evil. Medaglioni blu ancora. Buona sta roba. Però sì, mi danno delle cose utili, ste secondarie. Il problema è che capirai. Comunque mi dicono che lo sto a usare, eh. Comunque se c'ho qualche cazzo per culo qua, raga. Non vorrei essere volgare. Proprio che ci sia qualche cazzo del culo che sta fuori. No, il cane. Non capisco perché devono mettere sti cani. Il cane comunque si confondeva perfettamente con... Oh! Oh, ma quanto cazzo vive sto cane? Rubagli l'euro al cane. Oddio, che ha? No, sapeva. Era chiamatissimo. Era telefonatissimo che succedesse qualcosa qua, dai. Guarda qua. Macchie verdi che escono a base. A me sinceramente queste macchie verdi non mi preoccupano affatto. Grazie Calandra, grazie mille. Grazie mille per i 4 mesi, grazie per il supporto. La vedo grigissima qua, raga, eh. Mi sa che dopo cena tocca fare il boss. Non ora. Ma non mi fa usare un cazzo di sti cosi, zero. Dove si prendono le chiavi per quei cosi? C'è un rumore molto inquietante, molto, molto, molto inquietante. Potrebbe esserci un mercante. Potrebbe, c'è una fiaccolina viola, ovviamente c'è un mercante. Sono anche pezzettas. E se anche questo altri perfetta. Ma scusa, c'è la fiamma. C'è la fiamma viola, perché non c'è il coso? Ho ancora un po' prima del boss. Ok, allora si fa dopo cena il boss. Eccolo il mercantino, Oh, ma qua stanno... Eccolo qua. Abbiamo solo il meglio del meglio. È inquietante con questa cosa che... Sti mercanti.
Una bella festa con tutte queste armi. Allora, questo potrebbe un po' aiutarci, sto lanciarazzi. Potrebbe aiutarci. Vediamo che cosa offre lui. Salviamo dopo. Prima fammi vedere che c'è sta in giro. Potrebbe ritrovare qualcosa di utile per... Pezzo esagonale. Pezzo de merda. No, mi sa che da qua si va avanti, quindi no. Da qua pure si va avanti, quindi no. Cosa c'è? Un ascensore qua. Oh, si può usare? Ti conviene? Hai dei minigiochi. Ma mi servono effettivamente? Ammesso alla chiesa. Alla chiesa? Allora vabbè, non lo vendo. L'odore. Benvenuto. Allora, abbiamo una bella potenzia. Selezione di articoli. Cosa mi conviene potenziare? Le tue armi sono in buone mani. Potrei, amico, potenziare il fucile a pompa. Lascia fare a me. Però me li spendo tutti. La pistola non la posso potenziare. La posso potenziare. Il fucile a pompa però è uno di quelli che uso magari nei boss. Quale sarebbe la valigetta grande? Lancia cose e lancia frecce, ma... O amplia la valigetta. Allora, sicuramente il pompa va potenziato se poi tra l'altro... Sì, l'ho tolto. Se poi tra l'altro a breve ci sarà un boss... Ecco, secondo me te, ci conviene come potenziarlo. Desideravi. L'unica cosa che mi fa rodere veramente tanto il culo è che non stiamo trovando nessun oggetto per puoi incastonare le gemme. Cosa, più o meno. E quindi non stiamo vendendo un cazzo, allo stesso aiutarti. Punto. Come si fa a ingrandire l'inventario? Potenzia... Che mi fa potenziare l'inventario? No. Se speri c'ho di sopravvivere cazzo. Lì fuori, devi potenziare la tua attrezzatura. Progetto, granata stordente, no? Ciò che vedi è tutto quello che ho. Il fermaglio hai da vendere? Il fermaglio lo posso vendere? Per maglia elegante lo posso vendere? I tuoi oggetti preziosi non serviranno a nulla nella tomba. Aspetta. Se serve niente, torna presto. Esamina, ma non ci posso mettere in cazzo su sto fermaglio. Può essere solo venduto, a posto. A posto, basta. Trovaci. Ci abbiamo un botto di gemme. Benvenuto. Oh. Oh. È stato un ottimo affare. 7000, ma comunque mi sa che non possiamo potenziare un cazzo, poca roba. La pistola qualcosina. Modificare sì. Un'arma in base la alle capacità, tue necessità. La velocità di ricarica che abbiamo già fatto, la cadenza di tiro. Facciamo questa, va. Questo qui è un lavoro di fino, straniero. Vedi di non rimanerci secco. Sennò che cazzo ti porta i sordi, dici? C'hai ragione pure te. E sto solo io stronzo e compra da sto matto in culo che sei. Ah, ecco, devo comprare il progetto valigetta, perché sennò non me li fa potenziare. No, Sdrina, un certo ritardo. Non ti preoccupare. Te preoccupes. Comunque non capisco perché mi fa vedere tutte quelle armi incredibili e poi me fa comprare. Andiamo a vedere sti minigiochi, dai. Cioè, è assurdo che in un posto del genere ci sia... Cioè, di degrado totale, un villaggio, ci sia un ascensore. Benvenuto, straniero. Credo che questa sia la tua prima volta dal poligono di Dino. Ah? Poligono di Dino. C'è una sola regola. Spara tutti i bersagli che arrivano. Spara per abbattere i pirati e ottenere punteggi alti. Armi e munizioni sono illimitati ed è tutto gratis. In base al tuo punteggio otterrai dei gettoni che ti daranno dei premi. Ma fighissimo! Ma fighissimo! Puoi distruggere diversi obiettivi alla volta sparando alla dinamite vicina per causare un'esplosione. Fai attenzione, se spari a un marinaio ti verranno sottratti punti. Consigli e trucchi, alcuni obiettivi non possono essere abbattuti. Con solo un colpo continua a sparare finché non li avrai rotti. Si verificano certe condizioni e verranno aggiunti obiettivi e papà. Facile, non trovi. Dobbiamo sparare ai pirati, quindi. Se e non. Se fai un buon punteggio vedrai che bei premi. Tutti gli oggettini che vuoi. Comunque. Dico. Ah, ma che figata! Ti danno un sacco di roba. Tre
Sì, ma io non so buona camera, frate. Uno. Tacci tua. Ricarica. Figa sta del giochetto. Donna. Ho mancato quello stronzo de coso. Ah no, cadono questi. E vabbò, tu ma. Ah, vaffanculo. Cecchino dilettante, di. Madonna, regà. Col mouse si rompevo il culo. Col mouse si facevo male, 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 guarda. Facilito. Col mouse e facevo male male. E quindi che vuol dire? Ho vinto un cazzo perché. Gli facevo malissimo col mouse. Ma male 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 male. Non so se voglio continuare a fare qui. Devi finirli e aprono le tasche. Vabbè. Che altro veramente un'impossibilità. Oh, ma li devo. Ricarica. Non devo pensare ai proiettili perché. Ma come è finita? Preso A. Ma minchia, come fai? Come fai? Non sono mai uguali. Non si apre le case se non li ammazzo tutti, 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 tutti. Devo prendere S. Due. Guardate che non è mai uguale. Ho sparato sul pene anche lui. Portacci tua, oh, meraviglioso. Levate, pirata. Ricarica. Ora devo prendere. No, ho fatto meglio prima. Ah, già la merda. No, ho mancato lui. Da vaffanculo. È finita. Basta, non se lo fa cazzo. Oserei dire che ti abbiamo sottovalutato, amico. Qua una certa devo ricaricare. Perché, giustamente. Perché se spreco tutti troppi proiettili. È vero che ce l'ho illimitati, ma comunque devo spendere tempo per ricaricare. Vaffanculo, sono rotta i coglioni. Prendi il pirata con la mia manita alla fine. Ma mi sembra che non salta in aria niente. Torna presto, straniero. Ma vaffanculo, va, te. Ah, ma la macchinetta quella con le rotelle, devo vedere se. Ah. Scusa, ma non mi prende. Non mi prende pure il marinaio. Ho preso due gettoni? Ah, la posso prendere qualcosa? Ce l'ho? Vediamo. Benvenuto. Allora, ah sì, c'ho due gettoni. No, me ne manca uno. Vabbè, allora famone un altro. Almeno A toccherà prenderlo. Almeno mi dà un gettone. Tre. Vaffanculo. Due. Uno. Via. Colpo grandioso.
mi fa ricaricare. Cazzo. Dai, coglione. Vaffanculo, l'ho fatto meglio di prima comunque. No Cipa, grazie mille per il Prime. Bene, grazie. Bene. Hai superato tutte le aspettative. Grazie mille per il Prime. Me l'ha dato un gettone sto pezzo di fango? Se ne vai già via. Ma sono due! Annassa, affanculo, va. Devi fare la S per il gettone. Ma non ho mai fatto la S, me ne ha dati comunque due. Niente. Allora, bom, va benissimo così. Salviamo. Salviamo e pausa, raga. Me sto rincoglioni. Me sto rincoglioni. Sono 3 ore che gioco di seguito senza mai fermarmi. Direi che è giunto il